Puoi provare adesso che funziona. Grazie. È entrato sia Tommaso che Ivana Paniccia. Ivana Paniccia. Ma una No, vabbè, signora. non so. Non sarà una del gruppo. Una Tu delle brava. donne dovresti conoscere tutte. Sono in viva voce, quindi non scherzare tanto, eh. Lazio Forum, Sandro Zioni. Salto Cildo, poi dopo mo vado a vedere. Allora, Sandro Zioni, scusa, vado su quella che già che mi avevi mandato. Il link, solo il link. Sì, un attimo, fammici arrivare. Sandro Zioni, Lazio Forum Terzo Settore, Salto Cildo, Adriano, Liliana, Presidenza Cooperativa, Cipollini, Cipollini, Claudio Fancioni, Bongiorni, Mauro Monetti, Predicare bene, fare male, Francese, la Roma interrotta, la Roma interrotta, a Benedetti, sta qui uno, una, fammi vedere, Mauro Monetti, hanno Puoi provare adesso che funziona. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ma insomma, qui c'è il libro che c'è il libro che può vedere. Puoi provare adesso che funziona. Aspetta, aspetta, aspetta. L'organizzatore vi farà entrare a breve. Stai arrivando. Eccoci. Molto bene. Allora, adesso un attimo, ecco qui. Sei meraviglioso con quel taglio di capelli. Sto cazzo, sta cippa. Eh? Sta cippa, la cippa. Io la conosco la cippa, però. La cippa. Allora, io lascio aperto. Sì, lascio aperto, grazie. Ok. Ringrazio molto. Ma no, vedi che sa, ci mancherebbe. Ok? Sì. Chiudo l'audio, eh. Sì, grazie.
che sei strano, senza pizzetto. Ti sto guardando in diretta. Combinato in faccia, ti sei levato il pizzetto. Ah no, davvero così strano. Renato, stai svaligiando una banca? Renato? Renato, attivi l'audio? Come si chiude? Sì.
Buonasera Sandro. Ciao, chi sei? Ah, Maurizio, ciao. Sì. Aspettiamo gli altri. Forse è meglio, sì. Sì, mi sono collegato semplicemente per... Ho fatto benissimo. Per dare... Allora faccio la registrazione e poi ve la giro. C'è pure la diretta su Facebook. Sono collegati in parecchi già qui su Facebook. Maurizio? C'è più. Eccomi, avevo spento, scusa. Facciamo la diretta anche su Facebook? Ah, va bene. Allora avviso anche qua gli altri. No, ma rimaniamo, meglio farlo su Zoom, tanto non saremo 5.000. Ah, va bene, certo. Forse sì, non so. Ok, aspetta. Dove la vedo la diretta Facebook, Sandro? Ciao Pino, buonasera. Buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio a te. Eccoci. Diceva Sandro che siamo pure su Facebook, ma non trovo il riferimento. Lui ci sta, diciamoglielo. Uh-huh. O ritorna. Uh-huh.
Ciao Presidente. Buonasera, buon pomeriggio. Ciao Maurizio. Salve. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Marco Bentivogli, Sì. Buon pomeriggio. Grazie. Salve. Bentivogli. Ciao Pino. Ciao. Ciao Pino. È così, è per questo che tu potevi stare lì a sfrittellarti un pochino. Questo è Falasca che parla. Ho la connessione. C'è la connessione? Caspita, ha fatto la prefazione di Innocenzo Cipolletta. E mi sa che... No, facciamo così. Non disturbo. Sì. La newsletter, saluto Federico Bardanzello, se lui un piacere. Eccoci, buonasera. Ciao. Ciao amore. Ciao Cla. Ciao. Ciao. Claudio, sei pronto? Prontissimo. Buonasera. Vedo anche Daniel Modigliani. Mi pare, no? Sì. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, un saluto a tutti. Ciao Daniel. Ciao, così. Io volevo salutare Bardanzello, mi sembra, che non lo vedo da qualche tempo e mi fa piacere vederlo, sentirlo, vederlo. Ciao. Pronto? Sì. Signora Del, come si chiama lei? Lancillotta. Non ho capito. Linda Lancillotta, io ho Del scritto. Perché c'è un nome che non buonasera, non... Buonasera, benvenuta. Sì, buonasera, sono Linda Lancillotta. Sì. Linda? Sì. Buonasera. Buonasera. Oh, ciao. Non ti riconoscevo. Eccomi. Pronto? Aspettiamo ancora. Ecco Luigi Mastrobuono. Io sono in macchina purtroppo, c'ho un ingorgo, non sono riuscito a fare il computer fisso. Poi mi sono fermato. I potenti mezzi dei cellulari. Benvenuto. Benvenuto. È ricominciato il traffico. Tutto come prima qua, città. Ciao Linda.
Ciao. Ciao Luigi, bene? Tutto sì, bene? grazie. Tu? Bene, bene. Abbiamo superato. Ciao a tutti. Buonasera, vedo collegato anche Walter Tocci. Ciao. Ciao, ciao, Walter. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao a tutti. Ho anche altri amici, altre persone che si stanno aggiungendo. Guarda, attendo Trapino indicazioni, se aspettiamo qualche altro minuto, ma aspettiamo qualche minuto, io mi trovo un parcheggio migliore, allora intanto cammino, eh. Ciao Luigi. Ciao, ciao. Mio compagno di allievo ufficiale. Grande avventura. 87. Siamo stati vicini di letto nella caserma di Firenze di allievi ufficiali dell'aeronautica. Sono quelle cose che rimangono nella vita. Esatto. Saluto, se mi permetto, Linda Lanzillotta, la mia assessora di bilancio, con cui ho avuto bei confronti, ma che stimo molto. Grazie, altrettanto. No, ultimamente ti ho sentito e ho condiviso molte delle cose che dicevi. Ah, dove? Ma in che contesto? A che proposito? In webinar. Webinar, sì. Del nostro amico Claudio anche. Ah, sì, certo. C'è anche Mimmo. Ciao Mimmo Cecchini. Mimmo. C'è anche Mimmo Cecchini, sì. Ciao Mimmo, vediamo. Come stai? Ciao Mimmo. Devi ciao, accendere Mimmo. L'audio, Mimmo. Ma qui è proprio un revival. È vero. Ciao, Mimmo. Non ti sentiamo, devi accendere l'audio. Volevo ecco. Solo dire che vi vedo molto bene, anche voi. E dopo 50 anni che non vedevo Cipollini Claudio, lo trovo benissimo. Grazie altrettanto, Mimmo. Bene. Vi ascolterò con molto interesse. Adesso tolgo l'audio. No, mister pianificar facendo, mister pianificar facendo, eh. Ma qualche ragazzo ce l'abbiamo? Vediamo. Se no glielo riportiamo, il riassunto. Allora. Altro minuto e poi iniziamo, ok? Eh sì, direi. A 40, dai. I 10 minuti. Federico Bardanzello, ti fai vedere? Oh Daniel, ciao. Federico, fatti vedere. Ciao Linda. Moretti, tu che sei il bravo presentatore, dovresti, vai, diciamo così, alleviare l'attesa. Se faccio entrare il corpo di ballo, che faccio? Potrebbe essere un'idea. Ma comunque ci siamo, insomma, tutti quelli che fanno parte del salotto ci sono, no? E anche già c'è un bel gruppo nutrito, io vedo almeno una trentina di partecipanti, insomma, li vedo da Zoom, poi non so se Sandro ci dà altre indicazioni, no? C'è una diretta, mi diceva che c'è una diretta Facebook e altro.
Io comincerei, o comunque comincerei con quelle che sono un po' le, diciamo così, le regole di ingaggio, se me lo permetti, Pino. Presentatore, quindi. Allora, le regole di ingaggio sono quelle, ce lo siamo un po' detti perché ci siamo sentiti in queste ore con un po' con tutti gli amici che dovranno intervenire. Sono quelle di rendere abbastanza fresca questo nostro incontro, abbastanza fluido, e mettendo al centro l'occasione della pubblicazione del libro di Claudio Cipollini, quindi lasciando a lui, dopo un breve intervento di Pino, un mio piccolo intro, la presentazione del suo lavoro. Per far sì che con interventi veloci, 5-8 minuti massimo, no? 5-8 minuti massimo, gli intervenuti, che sono appunto Marco Bentivogli, Linda Lanzillotta, Luigi Mastrobuono e Daniel Modigliani e Walter Tocci, che poi presenterò meglio naturalmente, anche se li conosciamo tutti, avranno modo di commentare o comunque articolare qualche loro pensiero sul libro di Claudio, e non solo, perché insomma siamo qua per interrogarci su molti problemi, in particolare sui temi che tratta Roma Interrotta. Io comincerei, Pino, che dici? Sì, ho già avviato la registrazione. Ok, va bene, allora facciamo così. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Ho visto un sacco di persone con cui ho convissuto periodi interessanti della mia vita e quindi ne sono contento. Allora, Roma Interrotta nasce da una voglia, tra virgolette, di mettersi la faccia in prima persona, quindi avendo libertà di pensiero e libertà d'azione. È chiaro che se ci guardiamo tra di noi siamo tutti di quello che adesso ecumenicamente chiamiamo la centrosinistra, ecumenicamente, e quindi sostanzialmente abbiamo... La cosa importante di Roma Interrotta è che ha messo insieme competenze diversificate, multidisciplinari, che hanno fatto in modo di avere degli incontri molto interessanti rispetto a 3-4 grandi filoni che un po' sono raccolti nel libro di Claudio. Allora, e quindi questo è il nostro desiderio, quello di rompere il meccanismo in cui ognuno si trova nel spezzetto suo, cercando di allargarlo, no? E ricostruire le disponibilità e a fare un percorso insieme. Io ricordo due cose perché le ho vissute in prima persona, come me, anche altri che sono presenti, che sono le lezioni di Rutelli, no? E il grande giubileo. E quindi questa roba qui ha visto la città insieme, anche a livello dello scontro che ci fu fini Rutelli. Presenta il tuo libro. No, c'è qualcuno che dice? Allora, chiudiamo comunque i microfoni, che se no altrimenti ci sovrapponiamo. Quindi io sarò abbastanza breve. Del perché se ci chiamiamo Roma Interrotta e l'intuizione che fece Argan, ne parlerà Moretti, e quindi perché io sono contrario ai tuttologhi. Una classe dirigente deve essere competente, multidisciplinare, e chi la governa deve avere la capacità di ascoltare e di entrare nel merito delle discussioni che si fanno. Questo è il grande merito che secondo me un leader deve avere, ovviamente riconosciuto per le sue capacità e le sue capacità di relazioni anche importanti. Allora, quindi detto chi siamo, io faccio subito un discorso. Noi, Roma Interrotta, deve seppellire i cadaveri di questa città. Noi stiamo con Maurizio Geusa e col gruppo di lavoro, eccetera,
stiamo facendo un book per far vivere questo seppellire questi cadaveri. Richiamo, stamattina proprio ci siamo parlati con Maurizio e abbiamo valorizzato la frase del presidente della Mattarella, che dice sempre, ci stanno i costruttori, costruire liberandoci delle materie. Quindi, e questa è la scelta che noi abbiamo fatto. E quindi sostanzialmente siamo qui per questo. Io faccio un esempio. L'esempio della Cristoforo Colombo. La Cristoforo Colombo si arriva a Roma e incontra l'acquario, che è chiuso, perché i pesci, come si dicono, hanno bisogno di essere accuditi, hanno bisogno della pappa, c'è bisogno di una gestione e soprattutto c'è bisogno delle persone che ci vanno. Poi, a 50-100 metri, incontriamo la nuvola, che adesso è diventata benissimo, la stiamo utilizzando per i vaccini, benissimo, ma non doveva essere utilizzata nei vaccini. La nuvola è stata spazzata via dalla pandemia. Non ritorneranno, per chi qualche cosa di turismo, e io rivendico di averlo fatto questo percorso su quella materia, e sarà come prima, cioè se ne daranno di meno le aziende, eccetera, eccetera, non entro nel merito. Poi, camminando un po' più avanti, incontriamo l'albergo a fianco della nuvola, l'albergo che è un palazzo nero. Poi c'è il grande tema camminando sempre sulla Cristoforo Colombo, c'è quel grande inesplorato, diciamo che non siamo stati in grado di valorizzare niente rispetto a quella tra Piazza dei Navigatori, che è il fine della festival dei 2 chilometri di Roma interrotta. E stiamo parlando di un pezzo importantissimo della città, è la presentazione della città. E quindi questa cosa qui diventa un tema che se scendiamo un attimo incontriamo pure il mattatoio, che ancora sta lì, che ancora non lo so quante volte ce lo siamo inaugurati durante i nostri governi di centrosinistra. Allora, il tema centrale, quindi è un tema centrale, il patrimonio pubblico, e questo ne parla Claudio. Claudio parla anche di un'altra cosa, di come il management deve incrociarsi con altre competenze. E il fatto che ci sia un discorso del management, questo interessa, io vengo da coesione sociale, dai studi di coesione sociale, studio sulle periferie e tutte queste belle cose qua. Bene, anche lì bisogna mettere mano al modello con cui noi l'abbiamo interpretato, perché questa roba qui sta, diciamo, lentamente si sta frantumando. Chiudo con una proposta. Io credo che noi, come dobbiamo, il sindaco si deve organizzare in un, come vogliamo chiamare, dipartimento ad hoc, task force, nucleo speciale, per dare continuità programmatica amministrativa a tutto quello che è Roma interrotta. Modello Draghi, sì, diciamo modello Draghi, ma è chi governerà questa città che deve avere questa visione qui. E quindi io mi fermo dicendo che noi poi faremo altre iniziative, per esempio il Tevere, ci abbiamo intenzione di fare, che è il Tevere da Roma a Ostia, da Ponte Marconi a Ostia, perché è un altro, diciamo così, come lo vogliamo chiamare, un centro della città, il Tevere a Roma, è completamente sconosciuto e completamente abbandonato. Ecco, poi faremo anche altre cose con i gruppi di lavoro con cui ci divideremo. Io vi ringrazio, ci ho avuto questo compito che mi ha fatto piacere, non lo volevo fare, ma poi ho visto tutti gli amici che mi hanno messo voglia di salutarli, e quindi buon lavoro a tutto, buona giornata sostanzialmente, che affinché si creano
opportunità di diciamo così, oltre che di confronto, anche di proposta, di portarle all'esterno. Noi dobbiamo essere capaci di portarle all'esterno e quindi di farle discutere, perché se no altrimenti questa città non ne esce per come diciamo sarà nei prossimi 3 o 4 anni. Beh, Pino ci porta sempre sul concreto, cioè quindi è sempre molto efficace il suo modo di porsi davanti ai problemi. D'altra parte, Roma Interrotta vuole partire proprio dai contenuti, no? Mi sbaglio, Pino, mi sembra proprio questo. Maurizio, scusami, c'è qualcuno che c'ha qualcuno deve chiudere il... Guarda un po', Sandro, chi è che non ci ha chiuso il microfono? Ok, scusami. No, dicevo che sei sempre molto, molto efficace, cioè parole semplici e proprio perché semplici, efficaci. Un'altra parola che mi viene in mente, che tra l'altro ne abbiamo parlato qualche minuto fa con Mimmo Cecchini, è quella di non perdere l'unità di intenti, no? Mi diceva Mimmo, essere uniti, perché altrimenti diventa, cioè, ulteriori interruzioni rispetto alle interruzioni verso il futuro. Io però sono un architetto, insomma, mi occupo di urbanistica da qualche tempo. E Roma Interrotta, lo sappiamo tutti, però mi piace ricordarlo, nasce nel 1978 da quella bellissima mostra governata dall'allora sindaco Carlo Argan. Mi piace ricordarlo perché nel 78 io mi sono iscritto alla facoltà d'architettura e nel 79, un altro elemento di interruzione su cui potremmo riflettere, ci fu un elemento dirompente, perché Bruno Zevi abbandonò, si dimise da docente, ve lo ricorderete immagino sicuramente, da docente della facoltà, ritenendo col suo modo anch'esso schietto, forte, molto efficace, no? Ormai inutile, inopportuno lavorare alle questioni dell'architettura e alle questioni sociali da dietro una cattedra. Non fu cosa di poco conto, perché andò su tutte le prime pagine dei giornali, dei più grandi giornali d'allora, e successivamente questo sfascio che lui, Zevi, annunciò, fu seguito anche da una sottolineatura di quello che era un po' il degrado culturale. Allora si parlava di questo, sembra quasi che stiamo parlando di oggi, no? E su quelle che potevano essere le politiche a larga scala, e si iscrisse al Partito Radicale. Immagino che, insomma, fa un piccolo quadretto che ci ricordiamo sicuramente in tanti. Quindi, insomma, Roma Interrotta nel 78 era una presa di coscienza. Argan ci ricorda che Roma è interrotta perché, scrive lui, si è cessato di immaginarla. È un'esposizione quella che si fa ai mercati traianei tra la memoria di una città anche utopica e una visione politica che doveva governare questa città. Giulio Carlo Argan, sindaco di Roma in quel periodo, un illustre politico, raffinato politico, ma anche raffinato personaggio che di cultura, tutti, almeno io ce li ho ancora, insomma, no? I libri di Argan sulla storia dell'arte. La sua lettura era una lettura efficacissima. Lui non disse soltanto che c'era stata un'interruzione su quella che era l'immagine del futuro di Roma, ma quell'occasione, io penso che possa essere ripresa anche da noi, Pino, lui la descrisse in questo modo, la leggo così non mi perdo i passaggi. Non c'è nessuna proposta politica, nessuna proposta urbanistica, naturalmente, ma una serie di esercizi dell'immaginazione, una sorta di parallele della memoria
ed è già tanto che si parli di memoria e non di storia. Ecco, è efficace questo elemento, perché parlando di Roma e di Roma allora nel 78 era ineludibile che gli architetti che erano stati chiamati a questo esercizio appunto dell'immaginazione alle parallele della memoria, come ha scritto Arbian, andassero su quelli che erano un po' i più ardui stereotipi di questa città. Credo che ne parlerà sicuramente Claudio, ma immagino anche gli altri relatori. Dove era fatto questo esercizio? Forse sull'immagine di Roma che almeno per noi architetti o per chi la ama nella sua estensione territoriale era la più forte, era la pianta del Nolli. Ma la pianta del Nolli non era soltanto la più evocativa, la più importante dal punto di vista della restituzione culturale della città, della sua grandezza. Ma ricordo che era che quella pianta ancora ineguagliata che mette insieme pubblico e privato, governo della città, lato ecclesiastico e lato laico, spazio interno e spazio esterno degli edifici. Cioè un modo di guardare la città come forse è necessario farlo ora. Ora più di allora, sicuramente. Gli architetti allora, tra l'altro architetti di fama mondiale, che vennero da tutte le parti, si esercitarono alcuni con degli esercizi di stile, altri invece con delle proposte un pochino più importanti, più organiche. Cercando però di non minimizzare quello che era ed è il carattere della città e dei suoi abitanti. Un carattere che viene messo delle volte in secondo piano, trattandolo come stereotipo, come rendita del passato, come disilluso idealismo verso il futuro. Io penso che il libro di Claudio contenga molti di questi aspetti. Allora gli diamo la parola? Io direi di sì, perché però gliela do facendo una cosa, se mi permetti, Pino, presentando un po' come l'ho vista io, la sto vedendo io, diciamo anche il nostro salotto di ospiti, no? E al di là dei loro nomi e dei loro curricula, la motivazione per la quale in questo momento ci troviamo insieme. Marco Bentivogli è un uomo politico, uno scrittore, scritto dei libri molto importanti, uno molto significativo di recente uscita che è Controordine Compagni, no? Ne abbiamo parlato stamattina con lui, e però è un esperto del lavoro, è un attento osservatore di quelle che sono le variabili che in questo periodo hanno attraversato il lavoro, in particolare le politiche e i temi dell'industria 4.0, della trasformazione della modalità del lavoro rispetto ai luoghi e rispetto anche allo stato sociale che sottende. Linda Lanzillotta è una senatrice, è stata ministro della Repubblica, assessore al Comune di Roma, mi perdonerete tutti perché io sicuramente mi scordo qualcosa, ma siete tutti quanti talmente noti che è quasi superfluo. Però è assolutamente un'esperta di pubblica amministrazione, lo fa da moltissimi anni con grande passione e recentemente attraverso una piattaforma di innovazione che è Glocus, ha cercato e cerca di
di conoscere, riconoscere il cambiamento e di portarlo all'interno della, della pubblica amministrazione. Luigi Mastrobuono, anch'esso ha avuto esperienze politiche ad alto livello, soprattutto nel Ministero dell'Economia, e tra i tanti suoi ruoli è il presidente di Italia Camp, che è una di quelle strutture che noi, almeno io, guardo sempre con grande interesse, perché è effettivamente un campo di innovazione. I ragazzi, che non so quanti ce ne sono qui tra noi oggi, conoscono molto bene. Sono delle organizzazioni che mettono a confronto la promozione e l'innovazione sociale, anche lì nel lavoro, negli spazi del lavoro, negli spazi della città. Daniel Modigliani è un architetto, è un urbanista, anch'esso è stato, anche lui è stato un importante dirigente pubblico, soprattutto nel comune di Roma. È stato presidente dell'INU Lazio, commissario dell'ATER, insomma, tante cose Dani Modigliani, ci conosciamo da tanto tempo. È uno che ha sempre creduto e crede che la programmazione, la pianificazione, il mettere insieme l'aspetto sociale con la costruzione della città sia fondamentale. Per questo ci conosciamo. Walter Tocci, penso che sia, anche lui non c'è bisogno di presentarlo più di tanto, è anche un oltre a essere senatore della Repubblica ed essere stato un amministratore, è stato vice sindaco di Roma, insomma c'è tante cariche ha ricoperto. In questo momento ha pubblicato recentemente uno dei suoi tanti libri che fotografa nuovamente con grande schiettezza ed efficacia un panorama che delle volte ci appare velato. Quindi questa mia presentazione in parte già contiene molte delle domande che gli vorrei fare. Mi piacerebbe che i protagonisti dell'incontro di oggi, oltre a esprimersi sul bellissimo lavoro di Claudio Cipollini, che, a cui poi lascio la parola, si interrogassero, si confrontassero velocemente sui tanti temi che ci attendono. Lascio a Claudio Cipollini il compito di presentarsi, anche se lo conosciamo tutti, e di presentare i contenuti del suo libro. Claudio. Grazie Maurizio. Buonasera a tutti, grazie a Pino Galeota, a tutti gli amici di Roma Interrotta che mi hanno dato l'opportunità di presentare il libro, peraltro con interlocutori così importanti. Allora, io cercherò di essere abbastanza breve e nello stesso tempo conciso su due aspetti fondamentali che credo importanti rispetto al libro. Il primo, perché l'ho fatto, e il secondo, cosa credo che ci sia di nuovo, di innovativo in questo libro. Allora, perché l'ho fatto? Sostanzialmente per tre motivi. Il primo, sono romano, amo la mia città, la conosco un po'. Conoscere Roma è molto complicato ed è molto difficile. Ci ho anche lavorato, ho fatto dei lavori per la città e sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato perché questa città ormai da 15-20 anni è stata abbandonata a se stessa. E non è possibile, non è giusto e ha tutte le potenzialità per diventare una città e una capitale degne del suo nome e della sua storia. E questo, diciamo, è l'aspetto più personale. Poi c'è un aspetto più professionale. Il primo è che penso di avere abbastanza un'esperienza sufficiente, oltre 40 anni di management per i temi dell'innovazione e dello sviluppo locale, fatto da Roma, dove mi sono occupato della Cura del Ferro, dello SDO, del Museo Nazionale Romano, alle periferie di Lima, Sanane, lo Yemen, New York, Shanghai, Mogadiscio, in Sicilia,
in Campania, su quindi esperienze in giro per il mondo per cercare di capire cosa può funzionare, cosa può, non può funzionare. In temi quali l'impatto ambientale, il tema della città, il tema dei beni culturali, il tema dei trasporti, il tema delle piccole e medie imprese, per finire in Sicilia col tema dell'acqua. Quindi tutti con un approccio, spesso gestendo e dirigendo aziende pubbliche, quindi con un approccio finalizzato al bene comune, al quale ho sempre cercato di mantenere il timone dritto e la barra dritta per cercare di raggiungerlo. E poi c'è un altro aspetto professionale. Nei 100 e più libri che ho raccolto, e in parte letto, in parte sfogliato, su Roma in questi ultimi 10 anni, non c'è traccia di un approccio manageriale, di un approccio sulla complessità. Sono libri scritti da politici e da esperti, libri scritti da sociologi, urbanisti, architetti, ma nessuno che ha cercato finora di vedere l'aspetto dal punto di vista opposto di conto. Il management può dare una mano, contribuire a risanare, a sviluppare le città in generale e la città. Solo Gianfranco Dioguardi ultimamente, nel 2018, ci ha scritto un libro su questo tema. E quindi mi sono detto, forse posso dare un piccolo contributo anch'io, perlomeno ci provo. E qual è stato il tentativo di innovazione? Un tema che mi è caro da tutto quello, gli anni che ho lavorato, dall'impatto ambientale inizio anni 80 fino al tema del digitale ultimamente. Bene, io credo che innanzitutto un aspetto che ho cercato di sottolineare è quello dell'approccio, del metodo. Ci sono però. Buonasera a tutti. Però è una sottovoce. Questo è Millo che ti conosce bene, ma per la... Sandro, scusa, c'è qualcuno che... Ok. Quindi l'approccio, il metodo, il tema della complessità e della sistematicità è indispensabile, credo, per affrontare temi difficili come quello della gestione della città, ma non solo. E quindi credo che sia importante poterlo esplicitare. Temi sulla complessità che ho già affrontato in 2 saggi precedenti che ho scritto, sulla mano complessa e sull'innovazione integrata, ma che vedo che ancora con difficoltà vengono fatti propri. Abbiamo una cultura che è ancora molto dipendente dal riduzionismo, dalla specializzazione, dalla settorializzazione, specialmente in Italia, devo dire. Il secondo è la formula. La formula che propongo non è quello, ovviamente, che il manager sindaco di Roma, no. È la politica che deve utilizzare il management meglio e di più, più integrata, per poter migliorare il bene comune. Per Roma questa è una novità, da quello che vedo, da quello che ho letto, da quello che vedo in giro. Dopodiché il quarto aspetto è quello di aver voluto esplicitare, fare tutto il percorso di che cosa significa dimostrare che applicando tecniche manageriali e con un approccio sistemico di come, quali possono essere i risultati. Ovviamente i risultati che racconto nel libro sono una dimostrazione, in alcuni casi può essere incredibile, in qualche volta sicuramente avrò detto qualcosa che non funziona, ma il tentativo è proprio di far vedere che questa cosa può portare dei risultati utili a chi ha il compito di avere una visione per la città, di fare delle policies per le città, che è la politica appunto, che sicuramente è un periodo da qualche quinquennio che si è indebolita molto a causa tutta la crisi ideologica, ma che comunque continua ad avere responsabilità importanti. L'applicazione ha portato a una serie di capitoli all'interno del libro. Il primo, quello della conoscenza, una breve storia degli ultimi 150 anni della città, che ovviamente ho tratto da libri e da testi scritti da storici, che però è utile per far capire quali sono le criticità di questa città. Ne cito 2 o 3 velocemente. Il rapporto con la Chiesa, che sicuramente non è ancora risolto, 2 capitali nella stessa capitale, il rapporto con un non ruolo della città che ha avuto in questi 150 anni. Gregorovius lo disse nel 1874, avete un compito molto importante, quello di conservare e di innovare. Credo che sulla conservazione qualcosa è stato fatto, anche se poi c'è stato qualcuno tipo Mussolini che riguardo alla conservazione ha fatto poco, anzi ha distrutto parecchio. Per quanto riguarda l'innovazione invece
è una città sostanzialmente conservatrice. Andando a vedere tutto quello che è successo, ho calcolato che sono stati 18 gli anni nel quale abbiamo avuto 3 sindacature, Nathan, Petroselli e Rutelli, che hanno cercato di portare innovazione e cambiamento in questa città, almeno da quello che ho potuto vedere rispetto ai dati, rispetto ai risultati economici, sociali e anche infrastrutturali. Poi l'analisi dei dati e i confronti internazionali. Continuiamo a fare i confronti di questa città, Roma, Milano, e poi andiamo a finire a Parigi, Londra, New York. Beh, i confronti vanno fatti con le classifiche internazionali, vanno fatti con città che hanno similitudini con Roma. In Europa le similitudini le ho individuate in Berlino, Madrid e Varsavia, perché sono città che hanno uno stesso numero di abitanti, hanno una stessa dimensione e quindi hanno livelli di sono capitali. È inutile paragonare Roma con Parigi o Londra, hanno dimensioni diverse, hanno storie completamente diverse, sono capitali degli ultimi 200 anni, Roma è capitale da troppi centinaia di anni e quindi è diversa, anche per, sostanzialmente per la comunicazione. I confronti internazionali che dicono che questa città è una città che è messa male. È inutile che continuiamo a dire, molti difendono, Roma è bella, Roma è piena di beni culturali, Roma è piena di cultura, sicuramente è piena di beni culturali, è piena di storia, ma è una città che, solo per citare un caso, il turismo è decima in Europa, sulla sostenibilità è quarantesima su 44 città europee, e mi fermo qui, lascio alla lettura del libro tutte le altre classifiche, ma sicuramente c'è molto da fare per poter riportarla a livelli di competitività e di modernizzazione. Poi ho individuato le criticità e le risorse, molte criticità ma anche molte risorse per poter ripartire, e quindi le priorità. Priorità che non escono dalla mia presunta creatività o innovazione o qualche idea illuminante, ma escono proprio dai confronti internazionali. La mancanza di un progetto. Prima Maurizio citava il tema di Argan, che diceva c'è bisogno di un'idea di città, c'è bisogno di una visione di città. Sono 20 anni che questa città non ha una visione. È solo un elenco di progetti, un elenco di interventi che di volta in volta il sindaco, chi per lui, propone e si inventa per mettere a posto la città. Ma gli interventi, se non hanno una connessione strategica, se non sono un sistema adattivo all'interno di una visione a 20-30 anni di una città, che poi può essere modificata, messa a punto, non hanno, rischiano di essere inutili e appunto di fare tanti interventi da Roma interrotta, come citava prima Pino. E quindi la vitalizzazione, altro intervento, la vitalizzazione delle periferie. Non parliamo di rigenerare. Queste parti di città non sono mai state vitali, vanno rese vitali insieme a tutta la città. Il tema dei rifiuti, con il quale è inutile parlare, è una vergogna internazionale. Il tema della mobilità, al quale sono particolarmente affezionato, essendo stato nel gruppetto che mise a punto il tema che poi Rutelli, Tocci fecero diventare, anche Mimmo Cecchini, la cura del ferro, allora con Necci in ferrovie. Anche qui è quasi da vergognarsi come rifiuti. Sono 30 anni che conosciamo la cura del ferro e sono 30 anni che dopo i primi 7-8 anni non è stata più portata avanti. Il tema della cultura e dell'innovazione, fondamentali per rendere una città moderna, sostenibile. Il tema delle piccole e medie imprese, da aiutare a diventare moderne, sostenibili e digitali, cosa che siamo in clamoroso ritardo. Ricordo, fra piccola parentesi, che l'Italia nelle ultime classifiche del Digital Index è 25esima in Europa su 28 paesi. Anche questa è una cosa sulla quale forse vale la pena vergognarsi. E infine beni culturali e turismo come leva di un patrimonio esistente che va valorizzato. Dopo questo, il tema fondamentale è quello della governance, cioè trovare modalità organizzative a livello di area metropolitana e a livello di macchina amministrativa comunale con i suoi 23.000 dipendenti e con tutto il tema delle partecipate, che è una priorità sicuramente. Ma sono tutti ingredienti. Il management e i manager non hanno il compito di presentare il menù. Il menù, il compito è alla politica.
questi sono ingredienti che possono essere utili, sono utili a mio avviso, e qui è la proposta, alla politica per mettere a punto dei programmi adeguati da poter attuare. Quindi un management che ha un approccio con alcuni vantaggi, credo. Su questo vorrei soffermarmi perché credo che sia il nocciolo di quello che ho voluto proporre. Il management ha alcuni vantaggi su due facce della stessa medaglia. Da una parte la faccia del comune, della pubblica amministrazione, dall'altra la faccia della cittadinanza. È utile il management per tre aspetti, credo. L'aspetto programmatorio aiuta a fare programmi che siano credibili, su questo ci ritornerò velocemente in conclusione, che siano credibili perché siano attuabili. C'è un paragrafo del libro dedicato all'analisi dei programmi degli ultimi quattro sindaci. Analizzare i programmi dei sindaci e poi andare a vedere quello che è stato fatto, non è stato fatto rispetto a quello che è stato promesso in campagna elettorale, purtroppo è un risultato piuttosto deludente, perché non c'è riscontro. Spesso si trovano risultanze che non erano state progettate o progetti che poi non sono risultati. Insomma, la connessione fra questi due aspetti ha delle grandissime deficienze. Non ci sono i costi, non ci sono i tempi, non c'è la sostenibilità, non c'è come e perché farlo. C'è solo un elenco, spesso e volentieri, di tante cose da fare, probabilmente per rispondere ai vari interessi elettorali, ma insomma, promesse spesso non mantenute. L'altro aspetto sul quale il management può essere utile è l'aspetto gestionale. La gestione del personale, la gestione delle varie specializzazioni che in un sistema adattivo come una città devono interloquire, integrarsi fra di loro per poter attuare un progetto. La gestione della formazione, della ricerca e sviluppo. Nell'analisi del bilancio del Comune di Roma, la formazione c'è per 23.000 dipendenti 1.600.000 euro nel 2019, ovvero 69 euro a testa. Ricerca e sviluppo non c'è un euro. Ora mi domando come può un organismo, un organo pubblico che ha il dovere e il potere di gestire lo sviluppo della città, di programmarne lo sviluppo e di gestirne lo sviluppo, non investire in ricerca e sviluppo e non investire in formazione del proprio personale. Come si fanno queste cose che vengono promesse? Appunto, vengono promesse e poi non fatte. E l'ultimo, le risultanze. La legge attuale aggiornata rispetto a quella del 93 prevede che il sindaco, una volta finito il mandato, faccia l'elenco dei risultati ottenuti. Peccato che lo deve fare, perché ovviamente è un dovere rispetto alle esigenze della Corte dei Conti, sacrosante, ma fatto due mesi dopo il mandato non serve per dar conto ai cittadini, agli elettori, di quello che è stato fatto. Per il comune, questi sono aspetti del management utili sia al comune, credo, sia alla pubblica amministrazione, sia ai cittadini. Al comune in particolare, perché può dare una mano attiva a fare proposte tecniche, verificare la fattibilità delle proposte, attuare le proposte promesse che siano fattibili. Insomma, un management pubblico di cui abbiamo avuto anche prove convincenti nello sviluppo del paese. In questi giorni si ricorda i 75 anni della Repubblica. Negli anni 50-60 la Cassa del Mezzogiorno è stato un utilissimo contributo allo sviluppo del paese. L'unico periodo in quei 20 anni nel quale il divario fra nord e sud del paese è passato dal 50% al 30%, adesso è ricrollato. Probabilmente la Cassa e quindi quel metodo di lavoro dove il management aveva un ruolo è stato utile. Ma poi ce ne sono tanti altri di esempi. Oggi sicuramente è diverso. Oggi credo che il metodo va più integrato, la politica si è indebolita, probabilmente il management ha acquisito strumenti più sofisticati tecnicamente e quindi è più un sistema adattivo che si deve integrare che non i vecchi sistemi degli anni 50 e 60, sicuramente. È un sistema adattivo che può essere innovativo se utilizzato adeguatamente. E poi, per chiudere, il management per la cittadinanza. Un management che operazionalizza quello che i cittadini chiedono, propongono alla politica che venga attuato. Un management che aiuti a
verificarne la fattibilità e a renderne proponibili le risposte e leggibili quanto viene fatto. Per farlo sicuramente c'è bisogno di coraggio, credo, e per fare un cambiamento adeguato. Per questo, e concludo, il libro finisce con un paragrafo dove propongo un osservatorio per i programmi dei sindaci e un osservatorio sul monitoraggio dell'attuazione dei programmi dei sindaci. È un osservatorio che attraverso 15 indicatori che stiamo mettendo a punto, anche vedevo Giorgio Alleva, che saluto, stiamo cercando di mettere a punto la metodologia ed altri amici per poterlo presentare quanto prima, per misurare i livelli di attuabilità che i vari candidati presenteranno nei programmi nelle prossime settimane e poi organizzare un monitoraggio di quanto e come venga effettivamente attuato. Credo che sia un contributo utile per rendere più trasparente e più conosciuto a tutta la cittadinanza quello che si fa per il comune. Ringrazio ancora una volta Pino e Maurizio e vi ridò la parola. Tanto interverrai ancora, Claudio. Allora, io intanto mi sono scordato di dire che raccogliamo anche delle domande attraverso la chat, vediamo se ci sarà tempo, ma insomma, per cui tutte le persone che stanno ascoltando possono scrivere, e magari selezioneremo le più interessanti. Velocemente passo a Marco Bentivogli. A tutti gli intervenuti del salotto, diciamo i cinque del salotto, la prima domanda è un commento, un parere, no, sulla chiave di lettura che ci ha appena proposto Claudio Cipollini col suo bel libro e sui contenuti che sono veramente molto molto ampi. Io ho apprezzato anche molto la grafica, gliel'ho detto a Claudio, ci sono degli ideogrammi che sono molto efficaci, non sono un gioco, anch'essi sono molto opportuni rispetto al tema. Approfitto per ringraziare Fulvio Caldarelli che è qui, che è un designer che mi ha dato una mano innanzitutto per il logo. Il logo è la prima pagina, è veramente efficace, quello è molto efficace, ci fa pensare. E quindi Marco Bentivogli, un parere sui contenuti del libro che di Claudio Cipollini, e poi faccio subito le due domande così andiamo veloci. Per ripartire a Roma, può puntare sulle dimensioni del lavoro e dell'innovazione? È una realtà sostanzialmente terziaria Roma, però il lavoro è veramente la prima cosa che noi sentiamo dire da tutti i ceti sociali, da tutte le condizioni di luogo, diciamo, di questa città, e anche da tutte le età. Quando vengono intervistate, il tema del lavoro è evidentemente molto forte. Buonasera a tutti, grazie. Ritengo il libro molto interessante perché siamo in questa lunghissima campagna elettorale che arriverà alle elezioni amministrative e credo sia utile riconsegnare alla politica anche la necessità di scrivere programmi, ormai non li legge più nessuno e per cui si fanno più dei meme che dei programmi, e cercare anche di avere dei cittadini attenti che costruiscano osservatori, come si diceva, ma che su tutte queste benedette policy tengano il fiato sul collo di quelli che sono gli amministratori della città e dei quartieri. Roma è una città grande, molto più grande di Milano. La circoscrizione dove abito a Roma, adesso sono Ancona, ha la popolazione di Bologna e di Firenze, per cui il terzo municipio, per cui immaginate che cosa significa gestire quel tipo di quartiere. E da questo punto di vista la riscossa e il riscatto di una città ferita, lacerata e molto malata, inquinata, poco sostenibile e così via, passa per forza di cose per il lavoro, ma non passa per il lavoro, ecco, l'unica cosa di cui dissento è sull'intervento straordinario del Mezzogiorno, ecco, lì di management ne abbiamo visti pochi, forse chi ha progettato negli anni 60
ma poi insomma se vedo oggi gli indomani del processo Ilva che cosa ci hanno lasciato i mitici manager dell'Ital Sider in termini di migliaia di miliardi di inquinamento e di corruzione, c'è poco da rimpiangere quei manager, ecco, onestamente. Ma va di moda un po' la nostalgia in questo paese, forse perché il livello dei gruppi dirigenti attuali è talmente basso che qualsiasi cosa ha una stagionatura superiore ai 20 anni è di per sé buona. Il lavoro però, una città perché è importante? Perché è iniziato il processo di inurbamento dalla prima rivoluzione industriale soprattutto? Perché era un'occasione di libertà e di opportunità di relazione e di lavoro. Allora la domanda che giustamente si fa sotto un altro punto di vista, Claudio Cipollini, è come una città nel 2021 può ridiventare luogo di opportunità, di libertà, di relazioni e di lavoro. Così com'è, Roma non è nulla di tutto questo. Roma è una città spaccata, non spaccata politicamente anche, ma è spaccata perché ci sono più città in una stessa città. C'è un'area ZTL, c'è un'area attorno all'area ZTL e c'è la periferia che è completamente abbandonata. Ecco, però subito, perché credo che chi mi ha invitato l'abbia messa in conto, come si diceva all'inizio, siamo tutti di centrosinistra, ecco, il partito più di destra che ho votato è stato il PD nella mia vita. Ecco, se dobbiamo rimuovere le macerie, i conti li dobbiamo fare in casa, perché la parte più brutta della periferia è stata progettata e realizzata da sindaci di centrosinistra. Non dimentichiamolo, via Giovanni Conti, il palazzone quello di oltre un chilometro, il Laurentino 38, sono tutte cose che sì, dal punto di vista architettonico, in un dibattito che si può fare davanti a un tè nel centro storico, sì, in fondo c'erano i ponti che dovevano essere luogo di aggregazione, bla bla bla. Ecco, io avrei condannato gli architetti ad abitare in quei palazzi, perché altrimenti noi questa città non la rimettiamo più insieme. Io condannerei gli architetti e il sindaco che ha progettato i palazzoni di via Giovanni Conti ad abitare a via Giovanni Conti. E pensate che quell'architetto ha vinto un premio in Belgio per quel tipo di architettura. Allora, questa è la distanza vera tra una narrazione che ci si fa in certi ambienti e quella che è la realtà. Oggi com'è che si può riprendere questa cosa? Innanzitutto, se vogliamo parlare di parte cattolica e del resto, non dobbiamo pensare solo alla realtà oltretevere. Non è che il mondo cattolico democratico romano è il Vaticano. Il mondo cattolico democratico romano è tanto di più. L'assistenza alla povertà la fa solo la Caritas a Roma. In Italia abbiamo avuto 2 milioni di persone che quest'anno hanno avuto solo la Caritas, alla faccia dei ristori e del reddito di cittadinanza. A portare un pasto caldo e una coperta c'è solo la Caritas. E per questo, anche lo suggerisco dal punto di vista politico, proprio per non interrompere Roma, non la dobbiamo interrompere verso il futuro, ma non la dobbiamo interrompere verso il passato. Cosa voglio dire? Ci sono stati, anche prima dei mitici sindaci del Partito Comunista Italiano, dei sindaci cattolici democratici che hanno fatto delle cose egregie per questa città. Allora, da questo punto di vista, noi dovremmo cercare di ricordarla tutta la storia, anche per ricongiungere ogni volta, perché se ritorniamo a questa storiografia faziosa che ogni volta riporta, sì, partiamo dagli anni 60 in poi, prima, in realtà se noi vediamo dal dopoguerra, Roma per molti aspetti con le Olimpiadi del 60 ha avuto una prima spinta fortissima. E se noi facciamo pace con la nostra storia e rimuoviamo le macerie di ciò che il centrosinistra ha sbagliato, cioè ciò che dei nostri amministratori, perché il periodo, fatemi dare questa chiave di lettura, il periodo di Tocci, dico prima Tocci, non a caso, di Rutelli e di Veltroni, è stato in fondo anche un periodo di discontinuità col centrosinistra stesso, come capacità di gestione. Vi ricordate i 100 chilometri di metropolitana, la chiusura di anello ferroviario? Siamo ancora lì. L'anello ferroviario non è stato chiuso perché ci sono 4 chilometri in mano a degli sfasciacarrozze abusivi. E questa pagina descrive perché la città di Roma fa fatica a capire chi ci lavora. Vi do un dato:
la provincia di Roma ha più di 70.000 metalmeccanici. Uno dice, come 70.000 metalmeccanici? Dove siamo? A Sesto San Giovanni? No, è Roma. Solo sono tantissime microimprese, tantissime aziende di ICT. Nessuno ha mai pensato di costruire il Politecnico di Roma. Nessuno ha mai pensato di costruire, come Cefriel, come FBK, come Lynx a Torino, il centro di innovazione tecnologica a Roma. Allora, anche da questo punto di vista, servirebbe, soprattutto tra chi si candida alla guida di questa città, una discontinuità feroce, durissima. Io vedo con grande diffidenza chi si candida in continuità con chi ha devastato questa città, perché oggi ci mettiamo a ridere del dibattito di questa mattina sul marmista di Velletri, ma il guaio è che la nostra elite politica, dico la nostra perché sono di centrosinistra, è andato proprio per spirito elitario più d'accordo con chi stamattina se l'è preso col marmista di Velletri che con la grande città cattolica democratica dei quartieri, delle periferie e delle parrocchie, che erano le uniche agenzie educative insieme a quelle di partito che c'erano una volta. Da questo punto di vista c'è un tema fondamentale: la città così com'è è intasata, è inquinata, si parla del dato del biossido di azoto, delle centraline. In alcuni quartieri le centraline sulle polveri sottili superano quelle del quartiere Tamburi di Taranto, per cui andate a vedere bene le cose, perché è ovvio, Taranto c'ha i riflettori puntati, ma PM2.5, PM10, e che cosa bisogna fare? Bisogna immaginare la città come un hub, non come un luogo, no, dove tutti si va la mattina con questo esodo assurdo. Il pendolarismo che c'è, ci sono migliaia di persone, pensate chi arriva tutte le mattine da Rieti, fa un'ora e mezza, mezzo privato, mezzo pubblico, mezzo pubblico di nuovo e viceversa al ritorno. È un fatto assurdo, non è pensabile. Allora su questo bisogna immaginare la città policentrica. Io nell'ultimo libro, non è quello detto, è un altro ancora, che si chiama Indipendenti sullo smart working, propongo, visto avete fatto un giro nelle periferie di Roma, gli esercizi commerciali stanno chiudendo quasi tutti. Quelli che aprono sono quei negozi di frutta di dubbia diciamo proprietà e qualche cinese. Allora, tutti questi spazi che si lasciano liberi, costruiamo degli smart work hub, cioè dei luoghi confortevoli per avvicinare il lavoro alle persone, per evitare questo pendolarismo stupido, periferia-centro, centro-periferia. Io dico sempre, ho una figlia di 12 anni, i miei nipoti rideranno di queste stupidate che facciamo adesso, perché non hanno nessun senso. Allora costruire questi smart work hub per avere posizioni confortevoli, punti di ristoro, cioè costruire relazioni di lavoro anche in una città che è capace di decentrarsi. Anche su questo Cipollini citava lo SDO, il centrosinistra non ha dato una gran mano allo sviluppo dello SDO, ne ha parlato tanto e l'ha ucciso, ha fatto gli espropri, le fabbriche iniziavano a chiudere, vi ricordate la Selenia e le altre lungo la Tiburtina, e dopo non c'è stato nessuno spostamento di nessun ministero. Noi abbiamo ancora oggi al MEF, al Ministero dell'Economia e della Finanza, 2.500 dipendenti. Se secondo voi ha senso nel 2021 che queste persone, non tutti a via 20 settembre, ma parecchi, abbia senso una cosa di questo tipo? Ultimo aspetto è quello della competenza e dell'innovazione. Una città come questa è una città che ha bisogno non di parlare, come fa anche un po' nella retorica il nostro PNRR, di green and digital, così adesso va di moda, prima si diceva solidarietà, poi altre parole, adesso green and digital ogni tre parole. Il green and digital si fa e lo si fa diventare una prospettiva di sviluppo economico se si è capaci di costruire dei percorsi di lavoro sulla digitalizzazione di una città, sul fatto che l'economia ambientale diventa un elemento positivo. Noi continuiamo a esportare rifiuti e abbiamo un problema drammatico di spesa per quello che riguarda i rifiuti,
e noi abbiamo proprio nella nostra città un'azienda che ha una tecnologia italiana che con un procedimento chimico sa trasformare la plastica, ma soprattutto il plasmix, cioè la plastica non riciclabile, in idrogeno. Allora queste sono le cose da realizzare, queste le cose che compensano il vecchio che muore, mansioni e tecnologie vecchie, con le nuove tecnologie che nascono. Ma per questo serve una città in cui si attraggono persone, su questo sono strad'accordo con Claudio Cipollini, servono grandi amministratori in questa fase, perché questo è un momento di snodo, di rigenerazione. Io uso invece proprio la parola rigenerazione, perché servirà a pianificare, immaginare le città più sul lungo periodo, e la politica non è mai stata così prigioniera del ricatto di breve termine come quella di questi ultimi anni. E credo che per far ritornare Roma un luogo che attrae lavoro, che costruisce, ricostruisce i suoi legami comunitari interni, ricostruisce le proprie reti di solidarietà e ritorna un luogo di opportunità e di libertà in senso più ampio, c'è bisogno anche di amministrazioni visionarie. Ultimissima battuta e mi fermo. Attenzione, noi non risolviamo i problemi endemici delle nostre municipalizzate mettendoci dei manager. Noi li risolviamo tappandoci le orecchie rispetto alle corporazioni. Noi non abbiamo collegato per anni Fiumicino per i tassisti. Noi abbiamo all'AMA il 20% dell'assenteismo, all'ATAC idem. Il sindaco che prenderà il mio voto, chiunque esso sia, sarà uno che dice: in queste situazioni si fa come abbiamo fatto in FCA a Pomigliano, e cioè che chi utilizza il diritto alla malattia, che è un diritto sacrosanto, per un abuso a quel diritto, che è il primo nemico di quel diritto stesso, ci si mette mano, perché lavorare in una partecipata deve essere un onore e deve essere un elemento anche di servizio rispetto alla città. Ultimamente abbiamo visto delle cose su cui in qualsiasi altra parte del mondo si sarebbero ribellati. Attenzione che questa tolleranza anche degli altri cittadini e della politica rispetto a queste municipalizzate lo potete vedere benissimo da un dato. Guardate quanti sono i romani che non pagano la Tari e capirete perché in fondo più di tanto non ci si arrabbia, perché quella tassa non la si paga in tanti. Grazie. Grazie Bentivoglio. Io insomma mi sono segnato alcune cose che mi hanno sorpreso, no? I 70.000 metalmeccanici mi sembra una cosa d'altri tempi, però chiedendo di intervenire a Linda Lanzillotta, ma ci vogliono amministrazioni visionarie, come dice, o attenzione alle amministrazioni visionarie, come dice Marco Bentivogli? Dalla sua esperienza importantissima di amministratrice pubblica, di governo nazionale e romano, c'è un ordine globale, un ordine romano che ha bisogno di un'amministrazione sui generis, oppure è possibile procedere in maniera più sicura? Ha chiuso il microfono. Ecco, scusa per non disturbare. Sì. Buonasera a tutti e grazie per l'invito e complimenti a Cipollini per il suo libro che è molto interessante, da molti spunti e soprattutto è pieno di passione, che è, credo, uno degli ingredienti indispensabili per muovere il cambiamento. Io credo che Roma non abbia bisogno di un governo particolare, abbia bisogno di un governo, e il governo non c'è se non ha una visione che guida l'azione pubblica, ma è anche la bussola dell'azione privata. Cioè il progetto, la direzione di marcia è quella che poi fa convergere verso, diciamo, dei traguardi collettivi anche gli altri attori. È stato più volte citato, io ne sono molto contenta e anche per
per una piccola parte di contributo, il periodo di Rutelli, che a mio avviso è stato l'ultimo periodo visionario, grazie anche a una contingenza che io voglio sottolineare, e cioè che noi eravamo in una transizione politica in cui il sistema dei partiti era totalmente destrutturato, perché era stato travolto da Tangentopoli, c'era una forte leadership, una diretta connessione col popolo del sindaco eletto direttamente per la prima volta, e questo aveva dato un grande entusiasmo popolare, e in virtù del meccanismo dell'elezione diretta e della debolezza del sistema dei partiti in quella transizione, cioè fino alla fine della ritirazione, come qualcuno l'ha chiamata, cioè al 97, si sono potute fare alcune cose che poi non sono state più possibili, anche nel secondo mandato di Rutelli, quando il sistema dei partiti si era ricostituito e ha bloccato alcune trasformazioni fondamentali. Prendo adesso Bentivogli, parlava del sistema delle aziende pubbliche, ma certo la gestione va affidata ai manager, ma le decisioni strategiche le prendono nelle società gli azionisti, e gli azionisti lì era l'azionista comune di Roma. Ricordo che il sistema del trasporto pubblico, ATAC e Cotral, aveva già il contesto normativo per la liberalizzazione, che non era la privatizzazione che si proponeva, ma solo di misurarsi con dei costi analoghi a quelli di altre aziende pubbliche, mentre invece quell'operazione fu assolutamente impossibile da realizzare, e il risultato è che l'ATAC è affondata nei suoi disavanzi e quindi nei suoi debiti, e ha, diciamo, tolto a una grande area metropolitana come Roma una delle chiavi fondamentali della vivibilità, che è il sistema di mobilità. È noto che oggi nel PNRR il Comune di Roma, tranne l'acquisto di un po' di mezzi pubblici che peraltro erano già stati decisi prima, non è stato in grado di prospettare un progetto di mobilità moderna, sostenibile, integrata, flessibile, cioè tutte quelle cose che le grandi città metropolitane stanno incominciando a realizzare. E l'altro meccanismo che fu impossibile da avviare fu la trasformazione dell'AMA per la gestione dei rifiuti. Cioè l'AMA già da 20 anni doveva essere spezzettata e affidata per la parte industriale all'ACEA, per valorizzare tutti quei processi di trasformazione che poi le tecnologie hanno incrementato e ampliato, mentre oggi continuiamo a esportare i rifiuti a costi enormi che gravano sui bilanci dell'AMA e poi del Comune, e poi affidare ai municipi il sistema di raccolta e spazzamento, perché che il Comune dal centro decida come si spazzano le strade dei singoli quartieri è qualcosa di assolutamente fuori. Quindi il problema è non solo manageriale, ma il problema della decisione e della determinazione politica nella realizzazione del cambiamento. A proposito di innovazione, io ricordo che poco prima della privatizzazione di Telecom, che bloccò per motivi che non sto a discutere, perché dovevamo entrare in Europa e ci serviva un abbattimento fortissimo del debito, ma lo scorporo della rete avrebbe abbattuto il valore dell'azienda a privatizzare, però al Comune di Roma già si era messo a disposizione tutta la rete ACEA per distribuire la banda a alta velocità, e il Comune di Roma aveva mobilitato tutti i settori della sua amministrazione per la protezione di servizi, per sollecitare la domanda civica nei confronti dei servizi digitali, diciamo così, allora ancora la digitalizzazione in una fase di transizione. Quindi ci sono state delle
decisioni non prese, interrotte, appunto, che hanno bloccato la crescita del paese, della città, e che hanno, come dire, segnato un contesto che poi mai più nessuno è stato capace di riprendere, riattivare, far muovere di nuovo in avanti. Diciamo, il declino, io credo, o l'immobilismo è cominciato con l'amministrazione Veltroni, che ha scelto un profilo più calato sulla solidarietà e sulla condivisione di una comunità, piuttosto che su quello dell'innovazione amministrativa, della spinta al cambiamento, e che tuttavia ha visto proprio in quegli anni, in modo sotterraneo, incominciare a crescere quel consociativismo criminale, diciamo così, che poi sarebbe scoppiato, si sarebbe espanso, consolidato e si sarebbe poi dilatato negli anni di Alemanno, che hanno costituito l'inizio veramente di una diciamo fase terribile per Roma, perché è stata abbandonata l'idea del buon governo e è stata affidata la città a bande, le possiamo chiamare bande. E poi la fiera del populismo e dell'apoteosi dell'incompetenza ha fatto il resto negli anni successivi. Ora, io credo che questo libro di Cipollini abbia il grande merito di rimettere al centro l'esigenza di una classe dirigente, non solo politica, ma anche amministrativa, preparata e competente, che è la condizione sine qua non per... Ho perso tutto? Non vi vedo più, vabbè. La condizione sine qua non per guardare al futuro. Credo che questa città debba cominciare dal rimettere in sesto i fondamentali, e credo anche che vada subito, diciamo, proposta e articolata nel senso che diceva Bentivogli, su cui anch'io ormai da tempo sto lavorando, cioè quello della città policentrica, esigenza che è stata ovviamente accentuata e inverata dalla crisi del Covid, perché tutti i processi di digitalizzazione del commercio, del lavoro, eccetera, portano a una valorizzazione del policentrismo. E allora, per esempio, io credo che in questa campagna elettorale i candidati dovrebbero dirci, presentarci una rete di governo fatta anche con i candidati dei municipi, che saranno dei candidati sindaco di quell'area, che devono proporre dei progetti che rendano vivibili i singoli municipi in connessione con un progetto macro che riguardi l'intera città metropolitana, per esempio per la mobilità, per esempio se sto facendo un lavoro per la creazione delle piattaforme civiche di mobilità, in cui si offra si dia un'offerta molto più articolata di quella che c'è attualmente, che dica, no, e in modo esplicito, senza avere il timore di perdere i voti dei dipendenti dell'ATAC, se vogliono andare verso una ristrutturazione dei costi di quel settore, se vogliono andare verso una modernizzazione dell'AMA, perché voi dovete sapere che ogni volta che il Consiglio Comunale ha cercato di deliberare in quel senso, siccome i consiglieri comunali vengono eletti con 800 preferenze, delle aziende che hanno 6.000 dipendenti riescono a condizionare totalmente il singolo consigliere comunale, e quindi qualsiasi operazione che li riguardi viene bloccata in quel contesto. Quindi dobbiamo anche capire che i luoghi della democrazia rappresentativa hanno, diciamo, dei comportamenti che vanno valutati
e che non sempre sono coerenti con gli interessi dei cittadini. Ecco, l'altro punto che vorrei sottolineare, poi vado rapidamente alla conclusione perché non voglio togliere tanto tempo, ma quando si è, io su un punto non sono molto d'accordo, e cioè che Roma sia capitale dall'eternità. No, Roma è il punto di riferimento della cristianità ed è stata la capitale papalina, ma tra essere la capitale papalina ed essere la capitale di uno Stato moderno che ha una unica identità nazionale e che senta la propria capitale come l'espressione comune della nazione, cioè della, degli elementi che accomunano un popolo, beh, ce ne passa molto. Noi lo siamo solo da 150 anni, per il resto l'Italia era tutta frammentata tra stati e staterelli, e diciamo tanti atteggiamenti del popolo romano da sottrarsi del popolo romano e anche del popolo italiano, dal sottrarsi alla responsabilità fiscale, ai doveri civici, al sentire la cosa pubblica come cosa propria e non cosa di nessuno, deriva proprio da questo, cioè dalla nostra storia di stati frammentati, di occupazioni straniere, di regime papalino che certo non era democratico e distribuiva la ricchezza e le commesse in modo abbastanza autarchico. Ecco, allora noi dobbiamo anche lavorare su questo spirito, che è prima di tutto uno spirito nazionale. Il fatto che tutto sommato sia miseramente fallito il tentativo costituzionale di rafforzare l'identità di Roma come capitale non è che dipende da altro, ma dipende proprio da questo, che non si sente Roma capitale. I deputati che vengono a Roma, chi ha vissuto un po' in Parlamento, non sentono per niente questa, come dire, anche emozione che sicuramente pervade tutti i parlamentari che vanno a Parigi all'Assemblea Nazionale dalla periferia della Francia. Ecco, con questo noi dobbiamo fare i conti per lavorare anche sul piano della cultura, sul piano della storia e sul piano dei cittadini romani. Infine vorrei dire due parole sulla proposta che fa, avrei tantissime altre cose da dire, ma devo tagliare purtroppo. Okay, facciamo un giro veloce. Sì, 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 no, ma voglio solo dire sulla proposta del monitoraggio. Ecco, e su un altro punto, anzi parto da questo, uno è quello dello spoil system. Lo spoil system è servito nella sua fase di avvio, appunto, nell'era Rutelli, a immettere anche nelle municipalizzate dei manager e dei profili di alta professionalità. Man mano che il tempo è passato, questa facoltà di immettere personale di propria fiducia anche a livello dirigenziale è degenerato fino ad arrivare a sistemi di cooptazione veramente al ribasso. Ecco, questo punto dovrebbe essere affrontato con decisione, e cioè che lo spoil system deve può essere realizzato, perché io sono d'accordo a immettere risorse interne, ma deve essere fatto come si fa nelle istituzioni internazionali, con delle call pubbliche, con delle selezioni su base di titoli e di esperienza, e non perché ci metto l'amico mio o il fedele della politica. Questo è un primo punto molto importante per dare managerialità. E l'altro è quello del monitoraggio. Beh, io credo quello del monitoraggio può essere sicuramente un monitoraggio civico come quello che viene proposto, però il monitoraggio deve essere anche un modo costante di governare. Io richiamo un'esperienza che forse Tocci ricorderà, che è quella del Giubileo. Lì c'era, come per il PNRR, un pacchetto molto consistente di opere che andava realizzato entro un termine definito, che era l'inizio del Giubileo. Bene, lì si
acquisì il supporto di una società specializzata, che nel caso era l'Italconsult, che lavorò a supporto dell'Agenzia del Giubileo e fece proprio questo lavoro del monitoraggio costante dei flussi di spesa, dell'andamento delle opere, del raggiungimento degli obiettivi intermedi, della segnalazione dei problemi in tempo reale, in modo che eventualmente l'amministrazione potesse intervenire per rimuovere gli ostacoli e non bloccare per anni. Ecco, io credo che ogni linea di azione dovrebbe essere dotato di un sistema di monitoraggio di questo genere se si vuole effettivamente realizzare. E poi ovviamente rispondere ai cittadini attraverso una sorta di consulta per il programma, per l'attuazione del programma, che può vedere protagonisti sia professionisti che associazioni civiche. Grazie, avrei tante cose da dire, ma mi astengo. Qualche altra cosa la diciamo dopo. Perché Roma è sempre una passione per tutti. Accidenti, tantissime cose, e ringrazio tutti quelli che stanno cominciando a interagire, perché vedo che nella chat ci sono delle cose interessanti, importanti. C'è due o tre messaggi ho visto che mi consentono di legarmi con il prossimo, diciamo, ospite. Però mi viene da dire una cosa, nel libro di Claudio io ho anche visto con grande piacevolezza, insomma, i rimandi alla letteratura che nel tempo si è occupata di Roma, no? Lui più volte si riferisce, per esempio, ad alcune espressioni, anche osservazioni, per esempio di Moravia, oppure del cinema, Fellini in particolare, soprattutto Fellini quando all'inizio degli anni 70 comincia a interessarsi anche da altro, no? Che ci possono riportare all'oggi, sono molto acute, molto interessanti, almeno io le ho trovate importanti. Allora, Luigi Mastrobuono, ma siamo in ostaggio? Siamo in ostaggio, come ci dicono molti delle persone che ci stanno seguendo, e quindi il city manager, no? Che ci propone Claudio. Poi che deve fare? Si deve confrontare con altri 15 city manager dei municipi o ne basta uno? È una domanda complessa, però visto la sua esperienza e anche il suo ruolo dirigente, comunque di linea guida della piattaforma Italia Camp, ci può dare qualche indicazione in merito. Proviamo, buonasera a tutti. Grazie. City manager è una figura che ai tempi di Walter, di Linda, era una figura emergente della gestione comunale, no? Ricordiamo esperienze positive, ne cito due per dire che non era un problema dei partiti, Stefano Parisi a Milano e Mauro Bonaletti a Reggio Emilia. Per dire chi è stato bravo a fare il city manager non è perché aveva un'appartenenza politica, è perché sapeva come mettere le mani in una gestione che sicuramente è complessa. Questa figura che, ricordo a Forum PA, c'erano convegni con 5, 6, 7 city manager che scambiavano esperienze, è una figura che è sparita, è una figura che si è consunta, perché oggi di quei problemi si occupa direttamente il sindaco. Cioè l'abbassamento dell'interlocuzione con la cittadinanza è che della spazzatura, del problema tecnico del termovalorizzatore, del problema tecnico dell'inquinamento, se ne occupa direttamente il sindaco, fa quello, va in giro, raccoglie calenda, raggi, quartieri, elenchi di problemi nei quartieri, tutti molto operativi, tutto molto tecnici. Sarebbe bello se questi candidati sindaci, cito questi perché gli altri ancora non mi sono chiari, andassero in giro dicendo: qui c'è il mio city manager che se ne occuperà. Perché questo comincia a riportare la figura del sindaco, come diceva Linda, a quella capacità di dare una visione guida al pubblico e essere bussola al privato. Perché altrimenti il sindaco resta sommerso per 5 anni, assolutamente nel groviglio dei problemi tecnici, delle delibere sullo stadio della Roma. Ho visto un intervento di una persona che ci segue che parla dello stagio dei sindacati, adesso vengo su questa cosa qui.
Quindi proponiamo anche questo, no? Caro Calenda, caro Raggi, caro Gualtieri, caro mister a destra, ma voi pensate di avere delle figure manageriali a guidare il comune o pensate di fare tutto voi? Perché un po' questa confusione c'è. Questo però non è soltanto un fatto di ripartizione dei ruoli, è creare uno spazio perché il sindaco possa fare qualcosa di più che non ingarbugliarsi in queste vicende e creare quello spazio, e vengo al tema che mi hai chiesto, che noi vediamo oggi e abbiamo visto in quattro occasioni nella gestione del paese, quando c'è un signore che si chiama Presidente della Repubblica, e lì c'è uno che può farlo, che interrompe l'agone politico e dice qui adesso se c'è un'emergenza finanziaria, pandemica, l'ingresso nell'euro, c'è un'emergenza in cui viene qualcuno che sa dove mettere le mani, ha il coraggio di farlo, i partiti piantino alcune bandierine, ma per favore consentano che il default non arrivi. L'abbiamo visto con Ciampi, l'abbiamo visto con Dini, l'abbiamo visto con Monti, lo stiamo vedendo con Draghi. Questo al Comune non può succedere, perché non c'è un signor Presidente della Repubblica che dice adesso i partiti fermi, i sindacati fermi, un attimo, facciamo uno spazio in cui si evita il default, si rimettono in pista alcune riforme e si fa ripartire il motore della città. Purtroppo la creazione di questo spazio compete al sindaco. Io penso che questa sia la prima cosa che chi si candida a fare il sindaco di Roma deve cercare di fare. Crearsi uno spazio per poter agire, altrimenti vincono i sindacati dell'AMA, vincono i sindacati dell'ATAC se si comportano, diciamo, soltanto da portatori di interesse dei dipendenti, vincono i partiti che vogliono piazzare. Io credo che la difficoltà a trovare i candidati sia dovuta anche dal fatto che i partiti dicano già da prima, è un sospetto ma non ci saranno, guarda che tu devi rispondere a noi, io ti metto il vice sindaco, quello ti mette, cioè vogliono sapere prima se quello risponderà alle logiche dei partiti. Allora il candidato sindaco oggi deve fare un grande sforzo di crearsi uno spazio, non dico che sia una tregua che duri 5 anni, ma insomma per poter prendere quelle 4-5 decisioni grosse, forti, su questi temi che tutti citiamo e Claudio elenca magistralmente all'interno del suo libro, e si rimette in moto questa macchina di progresso e sviluppo. Anche perché uno dei capitoli forse meno citati ma che mi ha interessato molto del libro di Claudio è quello sulla città 2050, in cui si capisce benissimo che se una città non interseca i driver di sviluppo del futuro, ha voglia a recuperare, anche quando è finito il recupero gli altri saranno andati talmente avanti che diciamo la distanza incrementale diventa siderale. E parla, cita Rari, mi sembra, parla di Claudio delle biotecnologie, dell'innovazione, dell'informatica, eccetera. Quindi il sindaco si deve preoccupare non solo di recuperare i danni, i problemi del passato, deve anche guardare a questo aspetto della città. Altrimenti il recupero, sì, a qualcosa serve, ma per restare buoni ultimi, non per non essere fuori classifica, arriva fuori tempo massimo, ma non per riscalare le posizioni di essere una città d'avanguardia. Ecco perché chiedo che il sindaco dica, qui ci sono i miei 4 mari, 5 mari, che non è la storia della squadra degli assessori, attenzione, non è questo, perché anche gli assessori devono far parte di questa logica del sindaco di rilancio e di azione in una sorta di spazio in cui si riescono a prendere le decisioni importanti. Ma deve essere la squadra di manager che sotto c'è. Questa combinazione che noi, ripeto, vediamo al governo della Repubblica in questo momento, grazie a chi riesce a creare questa produzione e che per il sindaco non c'è, perché l'elezione diretta ovviamente rende ogni cittadino che ti ha votato uno che ti può telefonare, scrivere e chiederti di mettere a posto la buca sotto casa sua. Se non c'è questo spazio facciamo fatica come metodo, e Claudio lo dice questo, perché quando dice se non importi nel sistema una tecnica manageriale che ti consente di progettare soprattutto e quindi poi di eseguire e controllare, se non c'è questo spazio, e oggi questo spazio non c'è, questo spazio non c'è. Quindi è un problema di spazi, è un problema di accordo, di creare una modalità con i portatori di interesse per poter agire,
il primo anno, il secondo anno, per poter fare le 4-5 cose grosse su cui tutti dicono le stesse cose e tutti sono d'accordo, e senza questo grosso sforzo, che è uno sforzo politico, è anche uno sforzo manageriale, gira a vuoto, perché continuerà a fare piste ciclabili al posto delle strade, creando più problemi che viabilità. Allora, questo sia quello che io capisco del libro di Claudio. Per inserire la marginalità bisogna creare spazio in alto, perché altrimenti non può funzionare. Io dicevo a Bentivogli da Caritas, Claudio cita il convegno dei mani di Roma del 74, mi ha fatto vedere Claudio un biglietto di Derrida che lo ringrazia di essere tornato a queste radici. È dal 74 noi discutiamo della povertà a Roma e di tutte le cose che ci stiamo, della droga, stiamo dicendo. Allora, le ricette ormai sono tutte sul tavolo, ci può essere qualche cosa di nuovo, no, sono tutte sul tavolo, quindi è veramente un problema di praticabilità e di attuazione. E da Cristoforo Colombo, caro Pino, ti sei dimenticato le torri, l'ex velodromo, la fiera di Roma Vecchia, cioè soltanto sulla Cristoforo Colombo, per dire, in ogni quadrante romano gli esempi sono talmente tanti di incompiute, che sta lì, la fiera di Roma da 16 anni, il velodromo mi pare da 12, le torri saranno 10, 11. Tutte queste incompiute non si sbloccano né manageriamente né politicamente, se non si crea un'intesa su cui si possa prendere decisioni e portarle a termine. Quindi le cose che avete detto vanno tutte a cozzare contro la difficoltà di mettere in moto una macchina che si è adagiata moltissimo, no? Avete parlato dei dipendenti comunali, avete parlato delle forze sociali, però io vedo anche, non è solo Roma Interrotta, ne ho sentite anche altre, ci sono anche propositività e voglia di fare, non è che Roma sia soltanto freno, apatia e blocco a qualsiasi decisione. Certo, qualcuno si scontenterà, però ci sono anche forze che positivamente si possono mettere insieme, se vedono che questo spazio viene creato. Quindi riattivare, ma anche pretendere da chi verrà eletto, pretendere dalle forze sociali progettualità, serietà, rispetto delle idee degli altri, compatibilità nelle cose che si propongono, pretendere è anche importante, perché altrimenti le richieste sono tutte alla pari, come avviene oggi. Cioè, non è vero, non sono tutte alla pari. Bisogna fare delle priorità, e le priorità si possono discutere, spiegare, però poi vanno anche messe in fila. Quindi anche con le forze sociali, cogliendo tanti aspetti positivi di propositività che ci sono, io credo che il tentativo vada fatto, altrimenti veramente il distacco diventa non imbarazzante di più, insomma, no? ma anche da Milano, ma anche da Torino, anche dalle altre città italiane il distacco continua. C'è quella battuta in cui si dice: ma Roma capitale del mezzogiorno, oppure ultima città del nord o prima città del sud, no? E quella è una battuta imbarazzante, che però fa una fotografia realistica. Allora, city manager, diteci 3, 4, 5 manager con cui lavorerete, che poi con lo sport system li metti, ma li metti perché sono bravi. Poi mi direi anche gli assessori, quando avrei fatto gli accordi con i partiti, mi sta bene tutto, ma tu mi devi dire chi è che lavora. Crea lo spazio, creare lo spazio per poter prendere le decisioni maggiori e recuperare le tante proposte che ci sono, senza doversi inventare nuovi piani, e non partendo dall'elenco della spesa, perché l'elenco della spesa uccide il migliore, la migliore delle intenzioni e il migliore dei sindaci. Per quanto riguarda Italia Campa, stiamo facendo delle esperienze che a Roma non riusciamo a fare. Ne cito una, sono degli hub di innovazione, quelli che citava prima Marco Bentivogli, abbiamo a Torino, a Milano, lo stiamo facendo a Lecce, dove le amministrazioni comunali mettono a disposizione degli spazi in disuso. A Milano abbiamo ristrutturato un distributore di carburanti, a Lecce stiamo per ristrutturare la stazione degli autobus vicino alla ferrovia, rendendoli dei posti vivi in cui c'è un'attività economica che mantiene però il posto, non che vive di sussidi pubblici, in cui ci sono gli artigiani che vengono a usare le stampanti a 3D, in cui ci sono i corsi di formazione, in cui le aziende fanno lo showroom, in cui si fa formazione, e quindi una gamma di attività che rendono vivo un posto morto della città, e ce ne sono tanti. A Roma era cominciato un discorso sulle stazioni di Prenestino, Tuscolà, poi si è fermato tutto e quindi non si è potuto andare avanti a fare questa cosa a Roma. Però cito invece un progetto che a Roma è andato in porto ed è molto interessante, nella linea delle cose che dicevate,
quella dei valori ritrovati. Non so se sapete, le Poste Italiane ogni anno stoccano a San Lorenzo un numero di decine di migliaia di pacchi inevasi, persi, che non vengono distribuiti. Bene, da quest'anno questi pacchi, in un progetto che deve essere fatto con le Poste, vengono tutti aperti, selezionati, classificati, ridistribuiti alla Caritas di Roma o ad altre a seconda delle esigenze, e quindi un magazzino che conteneva migliaia di pacchi a marcire adesso è diventato invece una funzione di contrasto a un male di Roma. Quindi, come vedete, sono cose che non costano poco, qualcosa costano molto poco, perché poi ci hanno aiutato le società che fanno distribuzione, eccetera. Quindi si possono fare tante di queste cose. Queste proattività si manifestano quando se ne vede lo spazio, altrimenti o si rinuncia o si sbatte contro il muro e si va a finire sui giornalini di quartiere per protestare, ma poi ci si ferma lì. Grazie. Beh, grazie. Mi sembra che anche Mastro Buono sottolinei e ci stia tracciando un filo conduttore. Sapere dove mettere le mani, e lui poi ci dice ormai le cose sono tutte sul tavolo, no? Cioè i problemi, ma forse anche le proposte sono tutte sul tavolo. Daniel Modigliani, tu che sei un programmatore, un urbanista, sono veramente tutte sul tavolo, ma poi sono su quale tavolo? Su quale pezzo di città o su un altro sistema, insomma, geografico, ci si può muovere? Ma poi siamo sicuri che, al di là della paura che sta passando la pandemia, come d'altra parte sottolinea più volte anche nel suo libro Claudio, non ce ne metta altre di cose sul tavolo? Daniel. Eccomi. Un saluto a tutti intanto. Grazie di questa occasione. Volevo iniziare riprendendo un momento alcuni temi del libro di Certo. Claudio Cipollini, perché ha una quantità di contributi molto notevoli, forse diciamo in questo momento, nel senso che la selezione delle cose da fare diventa determinante per poterle fare. Vorrei affrontare solo uno dei punti che Cipollini esamina, e che è quello della filiera che passa tra il pensare una cosa, attuare una cosa e gestire quella stessa cosa. È una filiera molto articolata, lui la descrive in modo più articolato e più preciso, però volevo confermare che di tutte le fasi di preparazione per l'attuazione di un progetto non ce n'è una che non possa essere migliorata, realizzata, fatta. Come si poteva fare prima, si può fare anche ora meglio, con tecniche, tecnologie, integrazioni, interdisciplinarità, tutto quello che un management illuminato permette di fare. Detto ciò, diciamo che si possano fare delle cose, e nella mia esperienza, come nell'esperienza di molti che vedo sui microschermi, si sono fatte. Ma la ultima e determinante sella, quella della gestione, o della mancata gestione, perché è in quella casella che si fa incazzare tutto il popolo romano, e non solo, ma in generale. Il tema della rimessa in ordine dei beni pubblici, siano essi beni materiali o siano essi aziende partecipate, è un tema importante, ma
alla fine, se tu non riesci a produrre risultati in termini di gestione di medio e di lungo periodo, diventano delle ferite che si infettano. E questo l'abbiamo visto in tutta la storia degli anni più recenti, ma non tanto nuovi, tanti. Allora, chi gestisce? Chi è affidata la gestione? E quanto di questa gestione tocca al pubblico? Nel senso che nella storia di quello che si deve fare, il pubblico controlla, ma non gestisce. Perché se gestisce fa un altro mestiere. Quindi il tema del chi fa che cosa per la trasformazione di quello che è pubblico, siano essi beni materiali o beni culturali o anche partecipazioni, è un tema rilevantissimo. Se non lo si affronta a monte... Scusa Daniel, ti sentiamo un po' a tratti, non so se è un problema, avvicinati un po' al microfono. Mi avvicino un po' di più al microfono, ma non ho le cuffie e quindi non posso dare un ulteriore aiuto. Ti sentiamo bene adesso? Ora sì, ho spostato un po' il computer. Attenzione a quello che succede dopo. Quello che succede dopo non è l'unica attenzione, perché l'altra attenzione è quella delle scelte strategiche prima. Purtroppo c'è, non ti vai un po' a tratti, non so se sono io, ma mi sembra che ti sentiamo a tratti. Perdonami. Posso provare a adesso mi sento cuffie. Bene, non so se è una posizione dello schermo, non so. Posso provare a ricollegarmi. No, adesso ti sentiamo bene, vai. Va bene. Allora, ci sono due questioni che solleva giustamente il libro di Cipollini. La prima è le scelte della politica. Dove queste scelte della politica vengono configurate, si applicano, quali sono i programmi di medio e di lungo periodo. Quindi la cosiddetta visione della quale ho sentito parlare qua. Perché tutte e due le fasi sono fasi fondamentali in questa fase, in questo momento, cioè la fase iniziale dice che cosa devi fare, perché lo devi fare, quali sono le scelte politiche che devi fare, e la fase di mantenere quello che fai, che non c'è nessuna tecnica che non sia in grado di fare una cosa oggi, dal momento in cui la pensi al momento in cui la realizzi. Questo si può fare, ma se tu la pensi sbagliata, l'hai pensata sbagliata, e se tu non la sai gestire, va alla malora. Quindi sono i due, diciamo, il capo e la coda del processo, che vanno ripresi in mano. A questo proposito, non a questo proposito, ma insomma legato a questo, vi dico che io delle volte mi meraviglio che alcune se vengono date quasi per scontate, ne ho sentite anche stasera, di giudizi sul passato, di valutazioni a mio avviso un po' approssimative, sulle quali probabilmente bisognerà tornare. Prima cosa che mi viene in mente è che parliamo di Roma. Ma di che parliamo? Nel senso che Roma c'ha un comune che conosciamo tutti, che coincide con la città metropolitana, un artificio legislativo, ma c'ha il comune non coincide con la città metropolitana, il comune di Roma c'è la città metropolitana, e tutte e due queste entità stanno dentro a un bacino geografico che è l'area romana, che è ancora di più, che è ancora un'altra cosa. Noi ce l'hanno detto diverse ricerche, ultima quella del CESME, che abbiamo una città
metropolitana interna, che è quella attualmente individuata con le dimensioni della provincia, e poi abbiamo una città metropolitana esterna che è la seconda città metropolitana del paese, cioè tutta la cintura dei comuni intorno a Roma costituisce la seconda città metropolitana del paese, che è 1,5 milioni di persone che stanno intorno a Roma. Se parliamo del comune di Roma, siamo dentro un microcosmo, e all'interno di questo microcosmo ci sono una quantità di problemi pazzeschi nei rapporti con i municipi. Questi municipi che sono tentano disperatamente di vivere, di sopravvivere, di governare contro il comune centrale e contro la regione. Allora, vogliamo affrontare, questo è un tema di governance, un tema tecnicamente politico, ma se non si ha questo respiro, questo orizzonte, non si capisce che cosa, stiamo parlando di entità geografiche, demografiche, economiche, che non coincidono con le parole che stiamo spendendo, sono altre. Rimettere in sesto la capacità di leggere la situazione è il punto di partenza. Quando il prima si diceva che ci stanno problemi di questo parti qui sopra. Passo sopra, sì. E prendo la parte del Lungotevere. Sì. Scusate? C'è qualcuno che parla sopra? Chiudete i microfoni, per favore. Chi non fa? Scusate. La possibilità, la necessità di rimettere in moto e far funzionare le amministrazioni municipali che sono di dimensioni di capoluoghi italiani è una delle capacità determinanti. Il comune centrale oggi è in una situazione di disfacimento tale per cui non è in grado di prendere delle decisioni per attuarle, ma perché non c'è proprio la possibilità fisica, non c'è la macchina amministrativa, non c'è la capacità decisionale. Cioè bisogna prendere atto che quello è un cadavere che avrà bisogno, per essere rivitalizzato, di molti, molti, molti anni di lavoro. Ma chi lo fa e dove lo si fa? Allora, questo è un problema che va posto in questa occasione di campagna elettorale, perché almeno qualcuno si renda conto che il problema lo si può affrontare. Io nasco e sono come un urbanista, e quindi adesso riprendo il filo dalla parte dell'urbanistica. Noi ci abbiamo una prima considerazione: nessuno parla di urbanistica perché l'urbanistica è considerata una perdita di tempo, un impiccio. Mettere in moto un procedimento che si sa quando comincia e non si sa quando finisce. Un impiccio per i privati, che non vedono la possibilità di avere un controllo sugli investimenti che pure vorrebbero fare. Un impiccio per il pubblico, perché non riescono a gestire i processi, ma perché non li sanno gestire. Se io oggi vado in comune per farmi spiegare che cos'è un programma di rigenerazione urbana, cosa dovrebbe essere, un piano di rigenerazione urbana, mi guardano strabuzzando gli occhi, con tutto che ormai ci stanno leggi, circolari, saggi che girano su svariati in svariate sedi. Allora, siccome non c'è questa capacità né di guardare alla situazione attuale né di avere una prospettiva di respiro, non su Roma, nemmeno solo sulla città metropolitana, sull'area romana, che è una entità perfettamente identificabile dal punto di vista geografico. Se non si fa questo, difficilmente
diciamo, si parte col piede giusto. Noi abbiamo un piano regolatore da 13 anni. Se avesse messo mano qualcuno in questi 13 anni per aggiustare il tiro, niente, nessuna amministrazione ci ha avuto il coraggio di affrontare il tema dell'urbanistica, che è un tema che si sa che è spinoso. Ma col fatto che è spinoso poi va a finire che noi abbiamo un piano che ha 13 anni e rischiamo che diventi un piano che ha 40 anni come il piano del 65. Perché... La lanciamo come domanda, Dani? Sì. Così continuiamo il giro. No, vabbè, giriamolo in un altro modo. Si può fare il piano adesso, un nuovo piano adesso, si può modificare il piano per farlo funzionare? Secondo me sì, nel senso che è il minimo. Cioè, la manutenzione della strumentazione urbanistica è il minimo che si dovrebbe fare, ma non ci sta pensando nessuno. Parlo della manutenzione della strumentazione urbanistica, senza dire che bisognerebbe invece pensare alla nuova strumentazione urbanistica, dove... anche a livello centrale lo Stato non è riuscito a fare la nuova legge urbanistica e tantomeno la Regione Lazio. Quindi il piano che ha 13 anni, però c'ha alcuni punti fermi che adesso vi dico immediatamente. Il primo è, non il piano, quando è stato attuato nel 2008, ha chiuso dentro a dei perimetri le aree trasformabili e ha lasciato fuori dai perimetri tutte le aree libere. Nei perimetri delle aree trasformabili ci sono anche quelle che si sarebbero dovute trasformare dopo il 2008. Ma il rapporto tra aree trasformabili e aree libere è rimasto quello, cioè 2/3 di aree libere e 1/3 di aree trasformate. Quelli che dicevano che il piano sarebbe stato una disgrazia, devono adesso andarsi a rileggere tutto quello che si è detto allora sul non consumo di suolo, che fuori dai perimetri delle aree trasformabili non si è consumato suolo. L'unico tentativo l'ha fatto la Raggi con lo stadio della Roma e non gli è andato bene. Quindi tutti i cantieri che ci stanno in giro sono cantieri che stanno dentro alla linea della trasformazione, non stanno fuori. Il piano arriva ancora, a proposito del decentramento, un certo numero di centralità, 18, di queste 18, 10 si sono realizzate e 7 no, quindi quando uno dice le disgrazie del decentramento dove stanno, non sono le disgrazie del decentramento, semplicemente non si è fatto il decentramento dove si sarebbe dovuto fare. E non dico che quelle scelte siano giuste o siano state giuste, è giusto il principio del decentramento, se ne è parlato pure qua, quindi va benissimo togliere, andrebbe benissimo ridiscutendo, togliere centralità e metterne altre dove in effetti sarebbero necessarie, ma va benissimo, lo facciamo, perché così com'è siamo lì in presenza di cose che hanno funzionato, di cose che non sono nemmeno cominciate e di cose che invece sono cominciate e sono rimaste ferme, malamente ferme. Quindi il tema del decentramento, che è un tema dell'andare a mettere funzioni di livello urbano, di livello metropolitano in tutti i cardini della città, che la rileghino e che la dotino dei servizi, secondo me va riaffrontato o affrontato di nuovo. In questo senso è una proliferazione di libri, di iniziative, invece tentano di rivedere la forma della città, partendo dal raccordo anulare e dai perimetri dei municipi, assemblando perimetri dei municipi periferici per tentare di trovare delle dimensioni intermedie tra i municipi la città e il comune centrale, apprezzabili, nel senso che dal punto di vista dell'analisi vanno benissimo, dal punto di vista del risultato la vedo difficile, perché ogni piccolo pezzo di Roma ha delle sue caratteristiche, delle sue esigenze che si possono controllare solo da lì, da quel punto,
non dall'alto. Partiamo da qua, Dani, se mi permetti. Scusami, non ti voglio... Anzi, ti sto brutalmente tagliando. Però fermo subito, ti ho detto troppo. Per fare un altro... No, tutte cose molto interessanti e quindi vorrei coinvolgere tutti. In particolare dobbiamo coinvolgere Walter Tocci, che è rimasto buon ultimo, diciamo, di questa serie a intervenire. Ma io riprendo qualche frase che mi sono segnato sempre del libro di Claudio, molto sapiente. Lui prende a prestito una frase famosa di Marc Auger, e poi ce lo ricorda pure Dani Modigliani adesso, ce l'ha ricordato, ma un po' tutti ce l'hanno ricordato. L'urbano è ovunque, la città non è più da nessuna parte. E questa cosa a me ha stimolato immediatamente un parallelo con il libro, l'ultimo libro di Walter Tocci, che prendendo anche lui a pretesto una famosissima frase di Pasolini, non si piange su una città coloniale, nella parte che riguarda, che lui definisce l'esortazione, ci fa riflettere su una cosa, ci siamo anche parlati su questo con Walter Tocci, che la periferia romana, io almeno credo che non sia più un luogo topografico, non lo è, non è mai stato, ma è un luogo dell'animo, un luogo del sentirsi, insomma, quindi un luogo, veramente una periferia dell'anima che sta invadendo la maggior parte degli abitanti di Roma, che sono molto ripiegati sul presente, dice Walter Tocci, no? Si è persa quella passione, quella prospettiva anche di emancipazione sociale. Questo è un problema per la governance della città, Tocci? Non sentiamo. Eccoci qua, grazie. È un dibattito molto ricco, tante idee, tante analisi, tante suggestioni. Mi domando che cosa ne facciamo, Pino, di questo bel dibattito. Non può finire così, adesso ce ne andiamo tutti alle nostre occupazioni. Bisognerebbe darsi un impegno pratico, diciamo, una rigatuta operativa. Insomma. Condivido. Ora io direi una cosa molto semplice. Ciascuno di noi avrà occasione, nelle forme più diverse, nei prossimi mesi, di incontrare questi famosi candidati sindaci. Ecco, quando incontreremo un candidato, gli diremo: ma vatti a leggere il libro di Cipollini. E io sono convinto che se è un buon candidato, quando avrà girato l'ultima pagina, chiamerà subito Claudio per coinvolgerlo nella preparazione del programma e, in caso di vittoria, perché no, di coinvolgerlo nella squadra di governo. Perché non dimentichiamo che Claudio non è soltanto un autore di libri, ne ha scritti tanti, ma è una delle rare persone che poi è abituato a tradurre in azioni pratiche, appunto come manager, i libri che scrive. Io consiglio poi anche al cittadino, all'elettore, come posso dire, all'elettore riflessivo, quello che vuole farsi un'idea, consiglio la lettura di questo libro. Perché? Perché offre gli strumenti per verificare se dietro i proclami, le promesse, che saranno tantissime nei prossimi mesi, ci sono poi davvero le idee per realizzare in modo efficace quegli obiettivi. Insomma. E ancora di più sarebbe veramente molto importante la proposta finale di Claudio, con cui chiude il libro, quello cioè di rendere questo monitoraggio dei programmi politici un fatto normale, costante, continuo. Lo riprendeva molto bene Linda. Questo è un fatto decisivo. In Italia ogni politico che arriva ricomincia da capo, rifà una nuova legge, non si è mai fatto il bilancio della legge precedente, si ripetono sempre gli stessi errori, insomma. Quindi questo monitoraggio, diciamo così, non solo è importante sul piano democratico, ma anche sul piano proprio dell'efficacia di governo. Ma quindi, da qualsiasi punto di vista lo vediamo, è un libro utile, è un libro originale.
è un libro in qualche modo necessario, insomma, e Claudio mette in campo tutte le sue attitudini, tutte le sue qualità, insomma, in questo libro, no? Usa tutti gli strumenti come in una prova d'orchestra. Innanzitutto lo studioso, non dimentichiamo, Claudio ha scritto tanti libri, io quando ancora non lo conoscevo ammirai quel bellissimo volume insieme a Cresme sulle città europee negli anni Ottanta, insomma, che ci aprì molti orizzonti. E qui da studioso fornisce analisi anche storiche, ma soprattutto territoriali, manageriali e così via. E secondo, come manager, appunto, no? Rivendica con un certo orgoglio di aver scritto uno dei pochi, forse l'unico libro che ha questo approccio, insomma. Però io direi che tutte queste qualità sono poi arricchite, tenute insieme da una, da un'altra, insomma, che è quella, come posso dire, del civil servant, che è una figura molto trascurata in Italia, ma che è molto importante, ne avremmo tanto bisogno. Cioè il civil servant che racchiude in sé l'alta professionalità, la responsabilità attuativa e una sensibilità civica, una sensibilità verso il bene pubblico. Ecco, Claudio impersona questa figura del civil servant e in questo libro si sente. Io ho avuto, lasciatemi dire qualcosa su più personale, diciamo, il privilegio di vedere la prova, appunto, Claudio come civil servant. In quegli anni, nei primi anni 90, insomma. Anzi, Claudio, consentimi di dire una cosa, perché qui a Roma spesso indegnamente viene attribuita a me la paternità della cura del ferro, ma io devo smentire questa diceria, perché il vero stratega della cura del ferro è Claudio Cipollini. E non solo lui, ma un gruppo fantastico di ingegneri, di civil servant anche loro, che si raccolsero intorno a Lorenzo Necci, non dimentichiamo, personaggio controverso, ma comunque uno dei manager più visionari delle aziende pubbliche italiane. E io ricordo con grande stima e con grande affetto quella squadra, non solo Claudio, ma l'ingegner Costa, Paganelli, Bernardi, Laura Pellegrini. Era un gruppo formidabile, con tante idee, con tante passioni, e soprattutto con un grande senso di responsabilità del bene pubblico, dell'istituzione, insomma. E fecero qualcosa che è stato unico nella politica territoriale e soprattutto nella politica ferroviaria italiana, perché immaginarono, erano i primi fine anni 80, primi anni 90, si stava realizzando l'alta velocità, capirono che l'alta velocità aveva bisogno, non bastava soltanto migliorare il tempo di percorrenza da Roma a Milano, ma aveva bisogno di una struttura capillare nelle grandi aree metropolitane, proprio per utilizzare al meglio quell'investimento che si stava facendo. E quindi impostarono non solo a Roma, ma in tutte le città italiane, un programma di trasformazione delle vecchie ferrovie in metropolitane regionali, che poi è esattamente quello che i francesi e i tedeschi avevano fatto 30-40 anni prima con le S-Bahn tedesche o con la RER parigina. Devo dire che è stata una breve finestra, i primi anni 90, poi questa impostazione è stata dimenticata dagli indirizzi politici territoriali nazionali, ma dalla stessa FS. Non è un caso che oggi nel programma Next Generation, io lo chiamo così perché questo termine recovery francamente non dice nulla, è più bello Next Generation, c'è un grande stanziamento, e questo è un fatto positivo, sul ferro, sulle ferrovie, ma sono tutte ferrovie nazionali, c'è molto poco sulle aree metropolitane, insomma, no? Quindi continua una sottovalutazione che c'è stata prima e dopo. Però in quegli anni invece noi abbiamo avuto un gruppo dirigente FS che ci offriva un contesto molto importante per le politiche e cercammo di utilizzarlo al meglio, insomma. A me appunto capitò di utilizzare quello che era il piano direttore dell'FS per realizzare insieme con loro le ferrovie, le metropolitane regionali, innanzitutto la Monterotondo-Fiumicino, poi la Cesano-Pietro e la lunghezza Guidonia di Burtina, insomma.
e Mimmo Cecchini con Dani Modigliani, insomma, affrontarono insieme con loro una discussione molto importante, con grande impegno pianificatorio sulle aree, fino a inserire questo tema delle aree ferroviarie dentro una pianificazione organica del nuovo piano regolatore, che e poi anche ha portato alla realizzazione di quella centralità che è la stazione di Burtina, purtroppo poi vada molta molta. Ora, il libro è importante perché Claudio racconta quella stagione, direi racconta la documenta, che è molto importante perché racconta anche progetti di cui si è persa la memoria, ad esempio quello di Pellegrini e così. Quindi ha un valore documentativo, però Claudio non rimane sulla nostalgia di quegli anni, non rimane neppure nelle recriminazioni, no? Ma ci porta in avanti. Questo è molto importante. Io adesso anch'io ho raccontato quegli anni, ma anch'io sono convinto che oggi ci sarebbero le condizioni per fare una pianificazione del ferro molto più avanzata di quella che realizzammo ormai 30 anni fa. Perché ci sono oggi delle condizioni più favorevoli rispetto a quei tempi. E purtroppo qui, veramente da mangiarsi le mani, queste condizioni più favorevoli non sono state ancora comprese e tantomeno messe in pratica. Ma Claudio ce le espone con molta chiarezza, insomma, no? Voglio ricordarne due fondamentali. Da 15 anni noi abbiamo avuto la realizzazione dell'alta velocità per Napoli, che ha liberato importanti ferrovie nazionali dal traffico nazionale e che quindi possono diventare vere e proprie metropolitane regionali, mi riferisco alla Formia, a Cassino, e soprattutto le nuove tecnologie che consentono oggi, a parità di infrastruttura sugli stessi binari, di inserire il doppio, il triplo dei treni che ci passavano prima. Ecco, queste due condizioni, è incredibile, questo è un paradosso, è una roba da non dormirci la notte, insomma, queste due condizioni potevano determinare uno sviluppo formidabile dell'offerta ferroviaria, che invece non c'è stata, e gli utenti del trasporto ferroviario nel Lazio sono rimasti stazionari negli ultimi 15 anni nonostante queste condizioni. Ecco, quindi il libro è importante perché ci dice anche che cosa si può fare nel futuro, non solo che cosa abbiamo fatto 30 anni fa. E direi di più che il libro ci fa capire che non è soltanto una questione di trasporto, non è solo, queste opere non servono solo a portare i pendolari a Roma, che figuriamoci, questo ho detto prima, già sarebbe un grande risultato. Ma lavorare su queste stazioni, su queste aree ferroviarie, significa avere la possibilità di pianificare, di disegnare, diciamo così, una nuova forma della città su scala metropolitana. Prima Dani vi raccontava di quanto oggi l'urbanistica sia indebolita, abbia perso fiducia in se stessa, no? Gli stessi urbanisti, insomma, dicono che è difficile fare un piano, soprattutto a livello macro e così via. Ma io credo che la ferrovia sia, come posso dire, la matita, per riprendere anche la grande pianificazione, la matita della urbanistica di oggi è una matita di ferro, insomma, ecco, perché questa consente di attivare flussi e di incidere quindi sui fenomeni reali insediativi molto più efficacemente di quanto possa fare un astratto disegno urbanistico. E questo, quindi, la parte finale del libro, quella nella quale Claudio indica le sue priorità, tutte le priorità che ha ricordato Claudio, si possono realizzare proprio a partire da una utilizzazione intelligente dello strumento ferroviario. Innanzitutto le stazioni, accennavo prima, ma non si tratta soltanto di realizzare un parcheggio di scambio intorno alle stazioni, che ripeto già sarebbe un grande risultato, ma non vale la pena di usare quell'area in questo modo, no? In quell'area bisognerebbe realizzare delle piccole parti di nuova città, con centri servizi, con terziario, con luoghi che aprono alla fruizione di sistemi ambientali che quasi sempre sono intorno a quest'area, insomma, ecco, quindi
quando Claudio ci dice vitalizzazione della città, rifiuta il termine rigenerazione, no? Dice vitalizzazione. Ecco, io immagino esattamente questo, cioè queste stazioni che diventano nuovi centri, della, piccoli centri della città, sono come un'agopuntura urbana, appunto, che restituisce una vitalità a una periferia e soprattutto alla città dell'Interland, insomma, no? E lo stesso discorso che Claudio fa nella seconda priorità, cioè lui dice, guardate che qui dobbiamo puntare comunque su quello che, intanto su quello che abbiamo, cioè questa rete di piccole e medie imprese, e quindi metterle a rete, quindi aiutarle alla crescita, una crescita qualitativa, tecnologica, di capacità di investimento e così via. Ecco, questo discorso io credo che possa, come dire, trovare un supporto fisico, appunto. Queste stazioni dovrebbero essere anche i luoghi di incubatori di impresa, i luoghi in cui queste imprese fanno rete, ma ancora meglio la proposta che faceva Marco, cioè gli smart working hub, cioè riavvicinare dopo quell'esperienza che abbiamo passato col Covid la residenza con il lavoro. Insomma, queste stazioni possono diventare a Roma il laboratorio di quello che ormai è diventato, dopo l'esempio parigino, un paradigma direi dominante, cioè questa città a 15 minuti, insomma, in cui si cerca di ricomporre le funzioni a livello del territorio. Io ho un compito proprio molto ingrato, di fatto, perché sia Bentivogli che Lanzillotta hanno veramente poco tempo, mi hanno mandato dei messaggi, è molto molto allora interessante, volevo almeno un saluto, comunque loro commento prima che se ne vadano. Scusami Maurizio se intervengo, noi sì, dobbiamo chiudere entro le 8. Sì, assolutamente. Io quindi volevo far intanto concludere velocemente questa fase con Walter Tocci, che mi scusa. Volevo dire una cosa sulla cultura manageriale, ma facciamo parlare Marco e Linda, se c'è tempo lo dico alla fine. Sì, io approfitterei, doveva parlare Claudio Cipollini che deve in qualche maniera rispondere. Io rinuncio per ascoltare Tocci. Anch'io. Affascinante. È molto più interessante Tocci del mio intervento. Saluto e lascio la parola a Walter, ci avremo occasione di risentirci. Dai, un saluto e ancora complimenti a Cipollini. Grazie Linda, a presto. No, volevo soltanto dire, la parte, diciamo, sulla cultura manageriale, credo che sia il cuore del libro, insomma, no? Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma nella parte centrale del libro Claudio fa una trattazione teorica di questo tema, che ha un valore generale, ovviamente, non soltanto per Roma. E mi pare che il problema sia il governo della complessità, questo è l'interrogativo centrale. E adesso qui riassumo schematicamente, questo significa innanzitutto una interazione continua, forte, tra il progetto e la realtà, insomma, quello che lui chiama il sistema adattivo. Ed è proprio questa circuitazione tra progetto e realtà, tra sistema urbano e vita collettiva, che oggi non funziona, perché il governo è impantanato in questo magma amministrativo, quello dell'amministrazione comunale, che impedisce il progetto e allo stesso tempo allontana il governo dalla realtà, l'amministrazione dalla realtà quotidiana, come è sotto gli occhi di tutti. Quindi bisogna ricostituire questa circolazione tra progetto e realtà della vita urbana. E questo, a mio avviso, a Roma significa che noi abbiamo bisogno di due nuove livelli istituzionali molto forti. Da un lato un governo strategico di area vasta, perché ormai è quella la scala nella quale si sviluppano i grandi processi, tutti quanti, quelli demografici, quelli economici, quelli produttivi, quelli ambientali, insomma. E quindi trasformare l'attuale città metropolitana in un governo strategico di area vasta. E dall'altra abbiamo bisogno di un governo di prossimità, insomma, la vita quotidiana della città, i servizi alla persona, la vita dei quartieri. Sappiamo che qui c'è la sofferenza, perché questo mastodonte che è il Comune di Roma fallisce in questa dimensione quotidiana, insomma. E qui abbiamo bisogno di trasformare i municipi in comuni. Ma
queste due operazioni, però, rafforzare la città metropolitana, rafforzare i municipi, non si possono fare se non si indebolisce, io mi spingo a dire, se non si elimina quello che sta in mezzo, cioè il Comune di Roma. Non crescono nuove istituzioni finché rimane il centralismo della vecchia istituzione. Questo è un punto. Ora, alcuni mi dicono, ma questa è una cosa impossibile, una cosa complicata e così via. Io segnalo però il fatto che se noi non facciamo nulla, le cose non rimangono così come sono, ma tenderanno ad aggravarsi. Perché in ogni caso è stata già presa una decisione molto rilevante, cioè si è detto che la città metropolitana avrà l'elezione diretta del sindaco. Quindi avremo in futuro un sindaco metropolitano insieme al sindaco cittadino. Inevitabilmente, essendo eletti tutti e due direttamente, questi andranno a litigare, insomma, molto peggio di quanto già non faccia oggi il Campidoglio e la Pisana. Ora, credo che questo potrebbe essere, se quindi rimaniamo con l'assetto attuale, le cose peggioreranno. In questi anni Roma ha dimostrato che può convivere con due papi, che non era mai successo nella storia. Ma secondo me Roma non reggerebbe due sindaci che porterebbero la città al collasso. Quindi l'altro punto è il coraggio di cambiare, che poi è nel titolo. Insomma, qui Claudio introduce una nuova parola, no? Dice ci sono gli innovatori e poi uno è portato a dire ci sono i conservatori. No, i conservatori in fondo è anche una parola positiva per certi aspetti, no? Ci sono delle cose che vanno anche conservate. Il vero contrario dell'innovatore è l'anovatore, insomma, questo anovatore, insomma, quindi questi bisogna batterli. Però sono furbi questi anovatori, perché certe volte si presentano sotto mentite spoglie, si presentano addirittura come quelli che vogliono cambiare di più, però in un modo che secondo me è sbagliato, cioè si sente dire sempre c'è la crisi, quindi pensiamo alle piccole cose senza imbarcarci in complesse visioni, oppure c'è la crisi, bisogna prendere provvedimenti emergenziali. Ecco, queste due impostazioni hanno dominato in questi anni. E questa retorica delle piccole cose ha fatto sì che poi non siano state realizzate né le piccole né le grandi cose. Se noi non abbiamo appunto una visione, poi va a finire che si complicano anche i problemi quotidiani. Io credo che la crisi dell'ATAC, la crisi dell'AMA siano le cose che avete detto voi prima, le condivido in pieno, ma siano anche il frutto della mancanza di qualsiasi programmazione, di qualsiasi visione di futuro, insomma, che poi, ripeto, ha una ricaduta negativa anche. E così l'altro, cioè questo ritorno asfissiante, diciamo così, sui provvedimenti speciali, sulle scorciatoie, insomma, no? Adesso di nuovo siamo a un decreto di semplificazione, ma io sono stato parlamentare, grosso modo se ne fa uno all'anno di decreto di semplificazione, ma forse bisognerebbe domandarsi se non sono proprio tutti questi decreti di semplificazione che hanno creato la complicazione della macchina pubblica. Perché noi ormai siamo, come si fa oggi a amministrare un comune se da 20 anni, tutti gli anni sono state modificate le leggi di settore, i tributi, il bilancio, l'edilizia, il WERF, le aziende pubbliche, non ne parliamo, gli appalti, adesso faremo un'altra modifica degli appalti. Come si può governare un comune in un paese in cui il codice degli appalti cambia tutti gli anni? Ecco, questa visione emergenziale, a mio avviso, è il vero problema. Questi sono gli innovatori, diciamo così. Bisognerebbe stabilire una specie di, come posso dire, moratoria, no? Bisognerebbe dire, adesso noi eleggiamo dei sindaci, ci teniamo le leggi che ci abbiamo, giusto o sbagliate che siano. E ai sindaci gli creiamo le condizioni che possono terminare il mandato con le stesse leggi con cui sono stati eletti. Sarebbe un grande passo avanti, perché vedete, se la legge è sbagliata, comunque con la buona amministrazione si possono anche compensare gli errori, ma se questa legge cambia continuamente non abbiamo nessuna possibilità di compensare, insomma, ecco. In fondo, allora io dico, invece di provvedimenti speciali, noi abbiamo bisogno di valorizzare l'ordinario, la vita normale delle amministrazioni, e quindi questo significa ricostruire una capacità progettuale, una capacità tecnica. Questo mi sembra il punto fondamentale dell'amministrazione. Questo si può fare in tanti modi, lo sappiamo, è un ringiovanimento, un arricchimento dello spettro professionale, ma io voglio dire una cosa che può apparire provocatoria: valorizzare la professionalità, ovviamente costruire, arricchire questa professionalità per arrivare al punto di
di ottenere anche una discrezionalità della pubblica amministrazione. Questa parola che è stata criminalizzata, no? Per cui l'amministrazione sono state costrette a seguire delle sequenze automatiche perché avevamo paura. No, invece c'è anche una discrezionalità positiva. Se è responsabilità di scelte all'interno degli indirizzi politici, ovviamente, in coerenza con le leggi e soprattutto nella capacità di rendere conto poi ai cittadini. Insomma, cioè abbiamo bisogno di un'amministrazione intelligente che sappia pianificare, che sappia progettare, perché altrimenti il governo della complessità che ci propone Claudio, con l'amministrazione automatica che è costretta a seguire le sequenze, non può avvenire. Chiudo allora su questo punto qua, perché vedi, Claudio, l'interrogativo che ti pongo è questo. Tu fai un'apologia della cultura manageriale e la presenti come una cultura in grado appunto di governare la complessità. Però nel linguaggio italiano, insomma, la cultura manageriale a volte si accompagna anche a qualcosa di diverso, a quella che io chiamo la riduzione di complessità, alla ricerca di scorciatoie. No? Ci sono, non devo fare nomi, importanti manager italiani che sono diventate delle figure pubbliche molto stimate, molto pubblicizzate, proprio perché hanno fatto riduzione di complessità. Vogliamo ricordare i grandi tagliatori di teste, i grandi tagliatori delle spese con i tagli lineari, con il blocco del turnover indiscriminato, senza avere il coraggio di dire qui blocco del turnover, ma qui assumiamo. Ecco, questa cultura manageriale della riduzione di complessità è a mio avviso molto negativa. E questa determina una separazione tra la tecnica e la politica. Quando c'è riduzione di complessità, il tecnico e il politico sono separati. E in questa separazione possono avvenire molte cose. Può avvenire che il tecnico rimane inascoltato dal politico. Ma può anche accadere che il tecnico si metta al servizio con una certa sudditanza del politico, legittimando anche scelte che non avrebbero sul piano tecnico una validità. Oppure può addirittura succedere che lo sostituisca con il governo dei tecnici. Ecco, quando invece vale la cultura manageriale che proponi tu, cioè di governo della complessità, beh, queste due figure tendono a convergere. Perché il manager di cui parli tu è anche l'ottimo politico. Quando tu descrivi una cultura manageriale in questo libro, in quel modo, come capacità di governare la complessità, stai parlando anche di un ottimo politico. Cioè, se non c'è riduzione di complessità, ma c'è governo di complessità, la politica e la tecnica convergono. Insomma. E questo voglio dire che vale in teoria, ma vale anche in pratica, perché quando ho detto appunto che abbiamo in Claudio un esempio di civil servant, cioè abbiamo in Claudio e in altre persone come lui il buon esempio di persone che assumono questa funzione da civil servant di cui l'Italia avrebbe tanto bisogno. Grazie davvero. Qualcuno se n'è andato purtroppo, ma insomma la cosa è molto interessante. Claudio, io lascerei a Claudio e poi a Pino l'onere e l'onore di chiudere, ma in particolare a Claudio fare un po' una sintesi rispetto alle tante osservazioni che sono uscite. Poi una chiusura velocissima davvero per chi vuole intervenire. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Guarda, scusate solamente per una questione tecnica. Sì. Allora, cerchi di chiudere, noi cerchiamo di allungare, di allungare tecnicamente, se salta la cosa l'impegno è che ci risentiamo e vi facciamo, dobbiamo fare delle proposte specifiche rispetto a questa questione qua, no? Scegliere i 3 o 4 temi cogenti rispetto alla questione che io insomma mi sono segnato, poi si può pure cambiare Grazie. Ok. Vai Claudio. Certo, Pino. Grazie a tutti, è difficile fare sintesi tanti interventi di questo peso e di questa qualità. Per tutta una serie di ragioni inizio dalla fine, cioè prendo spunto dall'intervento di Walter, che ringrazio per tutte le cose che ha detto, che non credo di meritare realmente, nel senso cerco di metterci sempre passione e competenza, poi qualche volta ci si riesce, spesso di meno, ma insomma
E per questo credo che lavorerò molto su tutto il tema dell'osservatorio, perché credo che sia un contributo relativamente innovativo, ma che sia utile a Roma e forse a qualche altra città. Ma inizio proprio da questo aspetto finale, perché i vari che sono intervenuti, Bentivogli, Lanzillotta, Mastrobuono, Walter, Modigliani, io credo che il problema non sia i manager, il tema è la cultura del management, la cultura di gestire la complessità. Questa è la sfida. Io prima accennavo a un aspetto. Credo che quando facevo Bentivogli ha detto non sono d'accordo su Cassa del Mezzogiorno e il passato. Io non volevo ricordare il passato. Il passato serve per costruire meglio il futuro, per correggere gli errori, per trarne le cose buone e vedere quello che non ha funzionato. Allora, io dico che sicuramente è diverso quello che è successo dopo guerra da quello che succede oggi. Adesso è molto di moda mettere insieme la pandemia con la guerra, ma quelli erano 6 anni di distruzione. Questo è 1 anno e mezzo dove siamo stati a casa a mangiare, bere e stare nei salotti. Quindi molto diverso quello che è successo. Ma non voglio entrare in questo, se no perdo il tempo e poi Pino mi rimprovera. Allora, il tema è quello di un nuovo sistema adattivo, termine che io prendo dalla fisica, per dire che, e dalla biologia, che la politica debba prendere in considerazione la cultura del management, non i manager, la medicina, l'architettura, l'urbanistica. Adesso c'è anche una scienza che sta nascendo, che è quella del management, gestire la complessità, che ha delle sue caratteristiche, perché sempre più ci stiamo accorgendo che tutto il mondo che ci circonda, incominciando da noi stessi, siamo complessi, siamo un sistema, e quindi gestire questo ha bisogno di nuove, non basta più la cultura settoriale, la cultura riduzionista, la cultura figlia della rivoluzione industriale, figlia dell'illuminismo, serve un passo in avanti, che peraltro la scienza ci ha fatto capire e ci ha presentato da vari decenni. Ecco, questo è il tema. Poi i manager possono essere bravi o meno bravi, rispondere o non rispondere, ma quello che è importante per la politica in questo momento, credo, sia acquisire capacità di cultura di management. È importante perché questo significa poi avere le visioni e fare le piccole cose. Walter parlava appunto, spesso quando uno prova a proporre delle visioni si sente rispondere, ecco, le solite chiacchiere, state parlando, non serve a niente, poi non si fanno le cose. No, si devono avere, si possono avere visioni e si possono fare le piccole cose, se le piccole cose hanno un senso, se sono dentro una visione. Una piccola informazione a Bentivogli, l'anello ferroviario è utile chiuderlo, ma non è indispensabile. La cura del ferro andava ben oltre l'anello ferroviario. Se chiuderanno questi 560-70 milioni sarà sicuramente un'attività positiva per il trasporto romano. Ma non è lì che si è giocato lo stop a un grande vantaggio che aveva la città, che ha la città e che è rimasto lì. Poter avere 10 linee metropolitane senza doverne costruire neanche una. E questo è una grave peccato compiuto dalla politica e anche dalla tecnica negli ultimi 15 anni. Io in ferrovia ho ricordato questa cosa all'amministratore delegato delle ferrovie nel 2016, ma non mi sembra che ce ne siano state mai tracce sulle attività. E nello stesso recovery plan si continua a parlare di alta velocità, addirittura un'alta capacità Salerno-Reggio Calabria. I documenti di Ferrovie dello Stato dicono di spendere 30 miliardi di euro, vediamo come lo faranno e quanto ci metteranno, ma sull'alta mobilità e sostenibilità nelle aree metropolitane si parla poco e in maniera spezzettata. A questo proposito barreremo a partire da domani una serie di conferenze sulla mobilità nelle aree sostenibili, nelle aree metropolitane, con Ferpress. Poi vi farò avere le informazioni. Città capitale.
città capitale, il problema è farlo diventare Roma città capitale, ma che anche l'Italia voglia la città capitale. Io credo che uno dei gravi problemi di questi 150 anni sia stato proprio questo, che le altre città, essendo state capitali nella storia dei loro piccoli o grandi feudi che erano, non l'hanno mai voluta veramente. Proposte sul tavolo, sì, ce ne sono tante, però sempre devono essere inquadrate, incastrate, integrate dentro un progetto, dentro una visione. La cura del ferro, che ha ricordato Walter a lungo, che ci ha fatto conoscere, che è stata una delle cose di cui, una delle poche cose di cui vado orgoglioso, da quello che ho fatto, insieme appunto ai amici Giovanni Costa, Stefano Bernardi e Giancarlo Perlanelli, che ringrazio Walter di aver ricordato, è una grande opportunità mancata. Sono 20 anni che in questa città abbiamo 150 chilometri di ferrovie che non usiamo, dove i treni passano ogni 10 minuti, sono 6 anni, 7 anni che potrebbero passare treni ogni 3 minuti e la cosa viene ignorata. Quello che è un peccato è che lo stesso PUMS affronta questo tema, il piano urbano della mobilità sostenibile, affronta questo tema ma lo lascia ai prossimi 10 anni e che comincia a vedere programmi di candidati sindaci che questo tema delle ferrovie metropolitane non so per quale motivo lo continua sostanzialmente a ignorare. Io credo che a Roma si possono fare tantissime cose, il problema è avercene la capacità, essere in grado, avere il coraggio di innovare e di cambiare, certo con le stesse persone, con le stesse regole e con le stesse modalità è un po' difficile ottenere il cambiamento. E su questo sfido i candidati sindaci a presentare programmi che siano credibili e attuabili e che veramente possano rivoltare come un calzino questa città, cosa che si può fare, ci vuole del tempo però non si fa dalla sera alla mattina. E con questo auspicio ringrazio tutti quanti ancora una volta e ringrazio in particolare Pino Galeoda che mi ha dato questa opportunità oggi di presentare le mie idee, il mio contributo a questa città. Grazie Claudio, io vado velocemente a chiudere, ringrazio io anche tutti i partecipanti, insomma anche chi sta partecipando e ha partecipato con la chat. Sarà un impegno, Pino, no? Per raccogliamo le idee, le tante che sono arrivate e rilanciamo. Lascio la chiusura a te. Guarda, è stato un bel confronto oggi, un bel confronto. Noi dobbiamo attivare innanzitutto, no? Il tema della passione rispetto alle persone e dobbiamo ricostruire una fiducia rispetto a quello che vogliamo fare, perché se non riusciamo a entrare in questo contatto va tutto bene. Io il governo della complessità lo sto studiando a Corviale, capito? Da 12 anni e quindi che sono i tempi necessari quasi umani. Se lo risolvi lì va bene per qualsiasi altro posto. No, dico questo perché noi credo che dovremmo, noi abbiamo fatto certe cose perché ci siamo sostituiti all'amministrazione, abbiamo assunto le responsabilità anche personali, quindi lo dico a Cipollini, lo dico a Walter, lo dico a Mastrobuoni, lo dico a Linda Lanzillotta, noi dobbiamo avere il coraggio di, è vero, facciamo gli osservatori, Roma Interrotta farà pure gli osservatori, ma noi gli dovremmo stare il fiato sul collo, no? Rispetto a 4-5 grandi temi. Io sono preoccupato a livello del governo della città, no? Perché non vediamo rotture che sono necessarie. Linda ne ha dette qualcuna. Io penso che per esempio noi per rigenerare significa fare attività diverse, interventi diversi, culture diverse e quindi attività diverse. È chiaro che lì al centro dobbiamo mettere il governo della complessità e vive all'interno del Campidoglio. Uno dei grandi temi che dobbiamo avere il coraggio di affrontare è l'organizzazione non solo delle persone, perché se dobbiamo
diciamo così, intervenire su una complessità, abbiamo bisogno di costruire, sì, ma servono gli uomini, e gli uomini che ci stanno in questo contesto, per come sono stati strutturati, per come la pensano, non sono, hanno delle difficoltà, quindi abbiamo bisogno delle rotture rispetto a questo. Paradossalmente sono d'accordo come si chiama, Cornanetto, che fa il presidente, il ministro della pubblica amministrazione. Quindi questo è l'altro grande tema, il magna amministrativo, tutte queste cose qua. Gli ultimi 5 anni sono stati disastrosi, però Walter, fatelo dire, gliel'abbiamo consegnato anche noi, no? Quando abbiamo accentrato rispetto, io sono d'accordo con Bentivoglio che la sinistra ha delle responsabilità immense alla gestione del governo della città. Io in 14 anni ho dovuto lottare 2 volte per fare un consiglio comunale dedicato all'organizzazione del lavoro del personale, che è centrale. E quindi sostanzialmente invece abbiamo avuto degli accentramenti che poi non hanno fatto crescere quelli che so, sia il personale, sia le modalità, sia il fatto della passione del senso civico. Questo è stato purtroppo uno che io ho vissuto come sconfitta. Allora, noi in questo contesto, poi chiudo, non la voglio far lunga assolutamente, noi però tra gli osservatori e tra creare un gruppo tra di noi che in cui si può fare, come si dice a Roma, se la possiamo fare, interveniamo rispetto ad alcuni temi, mettiamoli sul tavolo, perché se pensiamo che faranno un programma avanzato, sì, che scriveranno alcune cose, sì, scriveranno, perché è normale che scrivano, però poi noi dobbiamo dirgli queste, dobbiamo controllarli, capito, marcarli a zona come faceva Burmic, perché Facchetti faceva pure qualche gol, invece noi dobbiamo essere i vecchi che si ricordano Burmic non faceva passare mai nessuno. Allora, quindi questo cambiamento, anche questo apporto positivo anche nostro, credo che ci aiuti, anche perché, lo ripeto e chiudo, il Covid-19 ci pone qualche cosa come tema del lavoro. Noi l'abbiamo fatto, Roma come interrotta, abbiamo fatto tutte queste riflessioni, Il fatto che avremo 8, 7, 8, 10 milioni di metri quadri che non sappiamo che farne. Una città che io poi glielo dico a Luigi, che rivedo con simpatia dopo tanti anni, a Mastro Buoni. Noi abbiamo già censito oltre 100 strutture di, per non parlare di alcune aree che sono aree immense, che sono diventate il nulla, dove lavorava Walter, per esempio, no? Quella zona che sta dietro alla Pennicellina. E allora, quindi è un lavoro immenso quello che dobbiamo fare, che ci dobbiamo dare, però credo che dobbiamo fare delle cose visibili, in cui si vede che si cambia, perché sennò altrimenti faremo grandi annunci, grandi valutazioni e poi non riusciamo a farlo. Bisogna tenere insieme le due cose, come hai detto. Quindi noi siamo contro gli anomatori, non l'ho mai sentito, ma lo so scritto, perché sennò non me la posso rivendere, perché tu c'hai... C'è nel libro, c'è. No, rivendi la figura, è un contributo. No, quindi... La discrezionalità positiva, io sono veramente d'accordo su una serie di cose, e avere una visione, i due sindaci non so, i due papi, perché uno se n'è andato a fare fuori, dovremmo fare il papa esterno, o mandiamo pure lui a fa compagnia a Ratzinger, quindi non sarà così. Allora, quindi questa è l'altra cosa che noi però la dobbiamo cominciare a dire da subito. Va bene, allora io andrei a chiudere, davvero un ringraziamento. Io per quello che posso fare sono a disposizione, però ognuno deve fare la sua piccola parte. Ci siamo detti che ci rincontriamo presto, soprattutto sui tanti temi che sono usciti. Io ringrazio davvero tutti quanti gli intervenuti, le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Un saluto
a chi è rimasto, a Walter Tocci, a Dani Modigliani, a Claudio e a tutti gli altri che... A Luigi, Lanzillotta, e anche a Marco Bentivogli che hanno dovuto per altri impegni lasciarci. Ci vediamo sicuramente presto con gli appuntamenti che ha annunciato all'inizio Pino. Okay. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie a tutti.